Cari amiche, cari amici, bentornati su Free Playing, il podcast di chiacchiere in libertà sui videogiochi e dintorni. Io sono Bruno Barbiero, con me ci sono Simone Cognome. Ciao Simone. Ciao Bruno. E il mitico Davide. Ciao mitico Davide. Non era il piccolo Davide, abbiamo detto ieri. Ah, non lo so, vabbè. Hai detto tu. Vabbè, se qua parlano alle spalle, non so più che dire, guarda. Vabbè. Proprio. Non me la ricordo sta cosa. Comunque dai, piccolo, non lo so, Davide, tu che preferisci, piccolo o mitico? Molto meglio mitico, direi, perché non ero okay. Presente, non so le implicazioni dietro questa strana nomenclatura. Piccolo a cosa si riferisce soprattutto? Vabbè, dai. Mitico Davide, mitico grande Davide e il piccolo Grabber, a suo punto. Ciao Gabbre. Ciao, ciao a tutti. Piccolo ma grande Gabbre, amico mio, non trattatelo male. Amica mia. Amica a me. È l'unico sano a questo podcast. E vi ricordiamo www.freeplank.it. Andatevi a scrivere su Google Plus, Facebook, Twitter, andate su iTunes, lasciateci 5 stelle, commenti e mi raccomando, vedete pure la radio che sta nella colonna di destra, grande radio che stiamo spammando la colonna un po' di destra del sito. Ok, e, specifica perché colonna di destra magari vanno a cercare dentro le colonne su Repubblica. Sì, esatto. Sapete come l'hanno chiamato Google Plus? Questi giorni? La fortezza della solitudine. È uguale alla fortezza della solitudine. Se volete un po' di spazio per voi, andate su Google Plus e strillate. Sì. E salutiamo anche i nostri teleascoltatori in diretta, Backsoft, Matteo Beconcini canale YouTube, Fapotto, Andrea Vena che ci correggerà i nostri errori, Mirko Pierfederici, grande fumettista. Andrea Vena fa tipo il notaio Pocaterra o Calcaterra, mi pare Pocaterra, quello dei pacchi. Sì, esatto. Ricordate. Quindi, credo sia... Sì, infatti, noi siamo... Cazzo, stavo parlando. Il pacco regionale ce lo controllerà Andrea Vena, Mirko Pierfederici, grande fumettista, andate a controllare il suo sito, grandi disegni, Alberto Cappellina, ciao Alberto, Faz Fra, Frico Sentino, infatti Frico Sentino, grande. Bruno, quando ci avremo, tipo quando saremo famosi, pieni di swag e beach, se ci avremo tipo 100 ascoltatori, tu continuerai a citarli uno per uno. Sì, ma infatti, e poi se non scrivono, tra l'altro, non ci sono, quindi... Ma sì, dai, almeno diamoci la soddisfazione, poveracce, stanno qua, diamoci la soddisfazione di salutarli, poi quando saranno 100 magari faremo i saluti poco alla volta, ogni tanto qualcuno, quindi poi chi rimaneva? I favoritissimi qui, i favoritissimi. Esatto, poi Peppe Saso che ci è passato a salutare, grande Peppe, prima di questo video ludico, c'è TechCop1, che ricordiamo il grande mistero del nickname, chissà che cosa vorrà significare, Capitan Undimmed, buonasera anche a te, Lorenzo Marsicano, Max Mons, new entry, ciao Max, vedi che io mi ricordo anche chi c'era prima e chi non c'era prima, e poi Andrea Vena, l'ho già detto, direi che sono tutti, vabbè c'è Holden 6969, tutti salutati, e salutiamo anche Stylo DVD che dice non hai salutato me. E quindi, c'è un motivo per cui non ti abbiamo salutato, se lo devo dire. No. Sì, perché me l'ha sfuggito il nickname. Perché ormai è già passato, siamo già al Blu-ray. Tra l'altro, sì, Stylo Blu-ray, mitico. Tra l'altro c'è Andrea Vina che già commenta chi ben comincia, e purtroppo il bello della diretta. E insomma, cari amici, una settimana povera di notizie, a parte la grande notizia che, non lo so, Simone, la vuoi dare tu questa gallietta novella? Che Faz Fra è fortissimo a Razzle? Sì, infatti c'era quella che era la notizia principale, poi c'è stata anche una notizia diciamo un po' che meno... c'era quella e poi un'altra che avevamo pensato di fare come riserva. Infatti. Voglio parlare di quell'altra, parliamo del nostro amico King.com che è tornato alla riscossa, intendevi quello? Magari diciamo due parole, sì dai. Diciamo due parole, allora l'altro ieri, ormai, no, il 19 è tornato sulle scene il buon Megaplod che per l'occasione si chiama Mega, così hanno risolto tutti i problemi. E sono state aperte le iscrizioni e non so se voi siete finiti sul sito anche prima del lancio,
e una delle pagine graficamente più belle che abbia mai visto, onestamente, ma dove per promuovere questo ritorno ci stava un video, una canzone, un video musicale tipo Liberation. Stavo cercando il testo, che si chiama tipo appunto Liberation, Retribution, non mi ricordo esattamente. Free a ma mio cugino si chiama. È una specie di canzone di Black Eyed Peas, ma con... Sì, ho capito qual è. Ma con il... sul video c'erano tutte le proteste mondiali degli ultimi tipo 3 anni, da Occupy Wall Street a, credo, anche qualcosa della primavera araba. Cioè... cose che onestamente con Kim.com mi sembra come se fosse tornato alla libertà. E poi nel ritornello c'è President, la voglio cercare, sì. Però quindi ma comunque per... di Arachi. Quel video lì. Ma perché te non lo sai, ma Kim.com, grazie al suo legalissimo sistema di file sharing, permetteva tutte le ribellioni contro i poteri forti, contro la casta del mondo, permetteva a tutte queste ribellioni di condividere fra di loro file legali che li aiutavano nella loro lotta. Scusate, l'ho trovato. Sì. The war of the for the internet has begun. Hollywood is in control of politics. The government is killing innovation. Don't let them get away with that. Yeah, fight the power. I have a dream like Dr. King. This is the time to stand up and fight. By no, enemy. Ma cantala però, Simone. Ecco, qui ci sono delle domande che aiutano a riflettere. What about free speech, Mr. President? What happened to change, Mr. President? Are you pleading the fifth, Mr. President? Are you going to fix this, Mr. President? E questo è tipo il ritornello. Sì, infatti io chiuderei con ci vediamo in Parlamento, Mr. President. Compra DVD, sì, esatto. A proposito, Simone, ma io a sto mega merda mi sono iscritto, però mi esce sta pagina, è tutta figa per rostare i miei bei file legali, però non capisco dove stanno i porni. No, ancora i porni non ci sono. Sotto la sezione libertà di informazione. Free libertà jobs. Di informazione e punti di punto. E threesome. Ma comunque io non capisco perché tutta sta gente è corsa a iscriversi. Cioè Mega Upload funzionava che tu andavi da chi si era già iscritto e ti scaricavi le robe, diciamo, quindi non capisco perché tutta sta fregola di iscriversi, perché ci si aspettava, come molta altra gente, che te ti iscrivevi e uscivano i porni. No, ma perché adesso non cioè adesso ti iscrivi e c'hai 50 giga subito. Così, sì, ma 50 giga per mettere le robe tue a che ti servono se tu vuoi scaricare? Cioè, dopo tu puoi condividere il link. Ma ripeto, a che servono se a me non interessa condividere niente, se a me interessa solo scaricare? Ma che qualcuno li dovrà mettere i file, ma come lo sai come funzionava? Tu vuoi mettere file? Certo, se funziona, funzionava così, si aprivano dei forum, delle board come quelli borderline dove non c'è il materiale sul sito ma c'è il link, quindi sul link non puoi dire... tutto legale. No, ho detto borderline. Mettevano le distro di Linux e basta, chiaramente. Infatti. No. E mettevano, io caricavo sul mio spazio che compravo su Mega Upload il file, il gioco, la cosa, e dopo davo sul link, cioè sul forum, aprivo il thread e davo il link al mio account di Mega Upload dove c'era il link, oppure lo caricavi e basta, e dopo lo davi il link a chi voleva scaricare. Per scaricare, sì, no, c'era, Simone, questo l'ho capito, però che io sapessi la maggior parte degli utenti di Mega Upload erano utenti che lo usavano per scaricarsi le robe che mettevano gli altri. Quelli che mettevano le robe erano molto pochi come persone. Sì. Quindi non capisco come mai c'è stata questa corsa, probabilmente. Perché lui probabilmente vuole battersela con Dropbox, cioè vuole fare una cosa più, appunto, all'apparenza più legale. Comunque, a proposito di legale, lui ci ha puntato molto sul fatto che sarà tutto criptato. E prima mi sono letto l'articolo di Ars Technica che diceva che sta criptazione non si capisce, perché lui diceva: no, noi criptiamo tutto, non sappiamo che file mettono dentro i nostri server. Sì. Un po' rischiosetto, a parte quello, però contemporaneamente noi non c'eravamo, e se c'eravamo dormivamo. Esatto, però contemporaneamente hanno detto che avranno un sistema che rimuoverà tutti i duplicati. Allora, giustamente, quello di Ars Technica diceva:
se tu rimuovi i duplicati, questi duplicati significa che tu devi vedere che cosa sono i file per rimuoverli, e se tu vedi che cosa sono i file, come fai a dire che non no, sai? No, 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 Bruno, magia. Te non lo sai, hanno la magia loro. Ma guarderà la grandezza. Sì, non ci sono due file grandi uguali. Esatto. Ma più che quello, penso che ogni file abbia il suo codice univoco. Barra. Sì, no, gli MD5, sì, quella roba lì. Sì, sì, non è che sono troppo esperto, però. Sì, beh, sì. Cioè, comunque in questa epoca di torrent e altri mille servizi più convenienti, non so quanto. Allora, anche... io neanche tanto, perché anche io ero un afficionato dei torrent, però da quando sto a sto campus di merda che mi blocca qualsiasi cosa, ho ritrovato un po' l'amore per il direct download, che con un po' di culo può aggirare queste limitazioni. Sì, perché comunque il vantaggio è che questi sistemi sono più semplici da usare, più facili da usare, senza bisogno, specialmente poi per chi non se ne intende. Megavideo, per esempio, era una manna, perché andavi sui siti. Che meraviglia! Vabbè, Megavideo erano le robe a un mezzo P. Proprio di quella roba meravigliosa 180x90 pixel. Sì. Però per certe cose funziona, cioè nel senso, per la serie TV da 20 minuti, cioè per The Big Bang Theory era grasso che colava, proprio quella qualità. Calata. Lo so, però sai, e comunque poi, scusami, però mi pare che con l'account te li potevi scaricare anche quelli, i video caricati, e di solito erano come la fonte. Quindi no. Io me li scaricavo quando ero sì, mi pare che si trovi di essere tipo premium. Sì, 60 euro l'anno costava. Sì, per la libertà di informazione è un prezzo abbastanza. Questo ed altro per la libertà di informazione. No, ma comunque quello che volevo dire è che Megavideo era proprio, cioè, secondo me Coso l'ha fatto un po', Kim.com l'ha fatto un po' sporca, perché finché tu dici torrent e mule, ma anche i servizi di file hosting che stanno qui e là, insomma, un po' rimangono nascosti, ma se tu fai una roba come Megavideo, che ti nascono interi siti pieni di film, pieni di serie TV, che uno va là, anche quello che proprio non capisce niente, va là, se li vede, c'è il limite di 25 minuti, quant'era? Ah no, 70 minuti addirittura, quindi... 75 era. Ecco. Anche senza... Non era 72. 75. Vabbè, è un limite generoso. Questi particolari. Ok, e niente, boh, vedremo un po' che caspita di fine farà sto Kim.com. Meno male comunque che è tornato, perché così, insomma, ci garantirà di nuovo la possibilità. Non abbiamo detto la notizia più importante, Bruno. Cioè? Che intanto ha già raggiunto, vabbè, 1 milione di utenti. Ma il bello è che sta scendendo Dropbox e sta salendo Mega. Sì, sì, ma sì, ma effetti, andassero... con i precedenti mi fido molto di più a mettere un file su Mega che su Dropbox, effettivamente. Ma oltretutto non io, davvero io non sto capisco... dicendo quello che è successo, non sto dicendo che bello è successo. Sì, sì, ma no, però... infatti, non... ma si sente dalla voce che lo pensi. Ah, che okay. Comunque dicevo, davvero non capisco questa cosa di usare Mega come Dropbox, perché almeno da quello che ho visto Mega non ha servizi come Dropbox che ti sincronizza le cartelle in automatico e roba. Cioè Dropbox, per me che uso netbook e computer, che comunque li uso per prendere appunti a lezione e robe così, è una manna dal cielo, perché io scrivo una cosa e me la passa direttamente sul computer grande. Mega questa cosa non ce l'ha, devi comunque andare, cliccare, scaricare, eccetera eccetera, quindi ma guarda, una cosa in chat che non posso vedere perché sto tranquillo, sono robe, c'è il cloud drive, cioè penso funziona come esattamente come il cloud di Google, cioè tu ti riconnetti, non c'hai l'applicazione ma ti riconnetti e tu ritrovi il file. Sì, ma sì, che palle, Simone, no, sì, è per di Dropbox che te lo trovi automaticamente. Automatico, sì. Non lo so, mi sono iscritto, addirittura quando entri la prima volta ti dice che controllano l'entropia del tuo mouse e la tastiera, cioè nel senso quanto lo muovi. Sì, no, quello serve per generare la chiave crittografica, loro poiché devono generare una chiave random, la generano
generano anche a partire dai movimenti del mouse e della tasta. Infatti questa è un'altra roba che non si capiva bene, l'ha sottolineato sempre quell'articolo di Ars Technica. Ah, comunque è una chiave 2048 bit. Però sai cosa? È una chiave 2048 bit asimmetrica che però viene conservata, in teoria quando c'è le chiavi asimmetriche tu dovresti avere la chiave privata e loro la chiave pubblica, in modo che solo chi c'ha la chiave privata può aprire le cose criptate con la chiave pubblica, sì. Però loro c'hanno anche la chiave privata quindi in teoria la tua chiave privata ce l'hai tu, però ce l'hanno anche, è come se tu dai le chiavi di casa tua, te le tieni tu, però te le tiene anche il proprietario, sì, diciamo, sì, sì. In più ce l'hanno criptata con una, insomma hanno fatto un po', ma comunque Kim, il grande Kim, ha detto che spiegherà tutte queste illazioni nei suoi confronti. Ma io davvero non capisco tutto questo omega, la democrazia, dobbiamo fare le cose criptate nel segreto. Ma comunque era un programma come lo era Mediafire, come lo è ancora Mediafire, come lo è Rapture per andare a scaricarsi, che ne ma so, semplicemente il disco grazie, aspetta un secondo. Poi la no, è la domanda, secondo. Come finì? Dicevo, poi sul fatto che ci sono anche robe legali, come diceva Bruno, che la gente, non so se l'ha detto, che la gente diceva ma è tutto legale, è tutto legale. Nì, perché per esempio Mediafire, per quanto lo si usi per scaricare robe illegali, io c'ho molte cose normali, cioè molte robe che volevo passare alla gente, le scaricavo un attimo su Mediafire. Hai avuto un attimo di esitazione, Davide, quando stai dicendo robe normali. No, c'ho i miei snuff film lì che... c'ho delle robe normali. Private. Vai, può rispondere adesso Gamber oppure... Sì, dai, vai Gamber, vai. Simo, te va a montare ora, vai. Che è? Ci vediamo in Parlamento. Ci vediamo in Parlamento, sì. Ok. Ah, secondo me comunque tutto sto scalpore, prima di tutto perché la notizia è finita su tutti i siti, anche, diciamo, Corriere, Repubblica, quindi già quello... La gente curiosa e prova. Ma poi tutto il casino che era successo quando avevano fatto il Blitz, insomma, sono tutte cose che erano state trasmesse anche dai TG, quindi la fama era aumentata parecchio. Sì, ma posso capire la fama e la curiosità, non capisco tutto il... questa roba che c'è dietro della gente, noi facciamo la democrazia perché abbiamo le cose criptate che non ve lo vedono manco se c'hanno il diritto, la polizia. Ti consiglio, ragazzi, di guardare la conferenza che ha fatto nella sua mega villa con le guardie del corpo che sembrano quelle di un dittatore. Sono delle donne vestite tipo da militare con i fucili e tutto, quindi sembra il cattivo di James Bond, tipo. Gli manca il gatto da accarezzare, ragazzi. Vogliamo dire scusate, la moglie, cioè moglie. Sì, che Bruno, Bruna Schmitz, sono tre giorni che non parla d'altro Bruno, cioè mamma mia. Come cazzo fai a stare con Kim? Cioè, una palla di lama, peggio, ma con tutto il rispetto, ma una merda così che sta con quella strafiga. Voi pensate, cari amici, che ogni abbonamento che avete fatto per vedervi film, avete favorito il sacrificio di questa donna a questo pervertito, insomma, a questo... andatevela a trovare perché merita. Tra l'altro c'è la foto che ci sta... lei in piscina con lui e altri tre maschi e lui non si capisce da che parte stia più, ma va bene. Comunque, cioè, è proprio la forza di Kim.com, è proprio il personaggio, cioè lui è riuscito a ritirarsi su una situazione del genere sfruttando tutta l'onda mediatica che si era creata all'intorno di lui, quindi c'è anche questo rilancio fatto così, senza di lui non avrebbe avuto la stessa eco. Simone, la forza secondo me più che il personaggio sei i soldi, questo gli avvocati. I soldi, si è fatto tanti di quei soldi che si compra tutta la Nuova Zelanda. Sì, ma si è rilanciato comunque bene, perché per finire sulla stampa generalista ha toccato le corde giuste. Mo
Poi che lo vogliamo prendere in giro come se noi siamo tutti gente, non lo so, però almeno diciamo che come se non tocchiamogli il suo amico Kim. Noi siamo tutta gente che fa, no, che si fa mettere i file privati. Ecco, no, questa allusione così non la capisco per una conversazione, onestamente, però beh. Io c'ho la tesi dell'università su Mega adesso. Io c'ho le foto delle vacanze, ci arrivo e me l'ha rubata l'FBI. Io a me a Londra mi salvò il culo e lo salverebbe anche a Davide, per dire, se ci fosse. Perché? Ma proprio Kim fisicamente? Bravo, stavano sparando, è arrivato, esatto, con la Jeep. Con la Lisbona si butta in mezzo e prende una pallottola. Esatto, ne ha prese più di una per me. No, nel senso che come Davide adesso non avevo accesso a determinati tipi di siti, invece grazie a Megaupload andavo che era una meraviglia. Comunque, il fatto che questo qui si arricchisce proclamandosi il... Quello è una cazzata, esatto, quello mi dirai che... Il messia della libertà di informazione. Sì. Infatti a me ha dato fastidio questo video che c'è sta su YouTube, dove ci sono tutte manifestazioni, appunto, con quelli mascherati di Anonymous, tutte queste cose sul SOPA, che non c'entrano assolutamente la rivoluzione francese. Sì, a momenti mancava la rivoluzione francese, che cose che non c'entrano. Liberté, égalité. Davide, parla inglese. No, ma comunque alla fine Megaupload, cioè io all'inizio, cioè alla fine chi è che non usa Megaupload, torrent, eccetera eccetera, è inutile nascondersi dietro un dito. Quello che a me personalmente dà fastidio, appunto, come dice anche tu Simone, quelli che dicono ah no, perché lui la libertà e le major, cioè alla fine boh, mi sembra... Allora, il fatto, cioè da una parte quel fatto c'è, nel senso che comunque non così, nel senso non che è la libertà, perché non è la libertà, no, non c'entra niente la questione di libertà lì, cioè è una questione che se te lo vuoi comprare, cioè i soldi a comprartelo te lo compri, se no non te lo compri. Questa alternativa che si è creata con la pirateria non è che è un diritto acquisito, insomma, questo è giusto. È vero che dall'altra parte, come gente che cioè noi come clienti, come spettatori di un film, come giocatori e acquirenti di un gioco, è pure vero che il mercato offre della roba, insomma, di dubbio gusto. Quindi quello, ma cioè... non è solo quello, è anche il fatto che comunque, visto che la gente li pagava i soldi per abbonarsi a Megaupload, questo ha dimostrato che c'è uno spazio di mercato per delle offerte flat che però faticano ad arrivare, perché per esempio Netflix, Davide ce l'ha, perché in Inghilterra sono più avanti. Bisogna comunque, ma non c'entra con la pirateria. C'entra, perché c'era gente che... Il ragionamento che fa Bruno è che c'è gente che paga Megaupload, quindi ci sarebbe gente ugualmente disposta a pagare Netflix. Il problema di Netflix è... un secondo, il problema di Netflix è sempre quello, i cazzo di diritti che ce l'hanno, non sono, perché Netflix, per quanto sia un'ottima cosa eccetera eccetera, non ha tutto, anzi ha poco, soprattutto quello UK. Quello americano è un po' più vasto, ma da quando hanno perso l'accordo con, credo, la Fox, si è praticamente dimezzata la libreria. Quindi dipende. Bravo, è questo il concetto che impedisce, non è, e noi siamo gente che c'è, siamo quelli che ci vanno di mezzo. Per una questione di diritti in Europa e in Italia soprattutto sarà difficilissimo avere un servizio in streaming così. Infatti l'unico che funziona è Cubovision, da quello che so, insomma. Abbiamo detto qualche tutto. Sito già dal nome. Cioè. Sì, ma non legale. No, anche legale. Borderline. Sì, di robe piccole, ci sono. Per esempio Mubi, quello... Sì, ma Mubi, non so quale casa ti riferisci tu, ma per esempio Mubi, quello associato con PS3, non è... Oddio, non solo un PS3, c'è pure il sito da PC che poi fa da social network per i cinefili. Non è neanche male. Oddio, è molto orientato alla roba fricchettona d'autore, però si trovano delle robe comunque abbastanza decentemente mainstream e c'ha un sistema molto carino, nel senso che paghi pochissimo in pratica, paghi tipo... nemmeno 6 euro al mese, credo, qualcosa pure di meno. Quindi... Sì, no, io pensavo qualcosa che ho sentito in Film Bastards, che lo citano spesso, adesso non mi ricordo il nome. Ah, comunque... Cosa, sì, Cosa, come cazzo si chiama? Niente. Poi ce lo ricorderemo. Hulu? No. No, sì, magari. No, Italia. Quindi, insomma,
Quindi insomma il problema è che questo mega upload comunque va a coprire una nicchia di mercato che le case discografiche, cioè case discografiche a Apple, Steve Jobs è riuscito a metterle sotto, a portarle tutte su iTunes, tant'è che oggi addirittura con iTunes Match è riuscito tra virgolette a legalizzare tutta la musica pirata che uno se l'ha scaricata con la scusa di metterla sulla cloud. E quindi è riuscito a fare una grande riconversione tra virgolette della pirateria. Invece le case cinematografiche noi non riusciamo molto... neanche ad avere le serie TV tramite iTunes, cosa che tutto tipo il mondo civilizzato ci sta. Quindi, dice Alberto Cappellino, ma noi abbiamo Mediaset Premium in modo piuttosto ironico. Ecco. Beh, ma invece... suppongo che la Pay TV ci sia in tutti, cioè c'è anche in Inghilterra Sky. Sì, sì. Non è per quello che non ci sono. Il problema è che magari una serie TV che negli Stati Uniti è di, che ne so, Fox, qua è di Paramount. Poi c'è un'altra roba che di là è di quello e di qua è di un altro. Qui in Italia i diritti sono frammentati tra decine di distributori, quindi è sempre un casino mettere tutti d'accordo. Comunque sì, direi che l'argomento è abbastanza esaurito, non so. Sì, era, per farsi due risate stiamo andando a... Io leggerei... È proprio così che nascono le leggende. Infatti, leggerei le email che ci sono arrivate ultimamente. Non so se Simone tu sei d'accordo, Sì, va bene. Per esempio c'è questa molto interessante che ci spiega come allungare il nostro pene. Vabbè, quella era privata, l'avevo messa su Mega perché la volevo criptata privata. Perché lo so solo io. Cari amici, andatevi a cercare, non vi fidate di quelli che vi scrivono per email, andatevi a cercare il Gelqueng su Google e vedete... Fidatevi insomma, di però... quelli che vi suonano a casa proprio, al campanello e vi dicono... Che cos'è il Gelqueng? Però attenzione che così perderete sensibilità e ci avete possibilità di farvi danni permanenti. Quindi io non mi assumo nessuna responsabilità. Cosa? Oh, il manuale del grandimento pene. Bruno, ma perché tu conosci questa cosa? Simone, io sono uno che si informa. Il poi Gelking, detto mungitore, è un esercizio che ha lo scopo di forzare, di forzare grandi quantità di sangue nel pene, aumentando la pressione interna e creando una quantità controllata di micro lesioni nelle strutture del pene. Queste micro lesioni dovrebbero essere in gran parte riparate durante la notte, ma un eccesso di lavoro e la mancanza di riposo diminuirà l'efficacia dell'esercizio. Il gel che può essere efficace per aumentare la lunghezza, lo spessore o entrambi. L'esercizio consiste nel applicare una presa ok con pollice ed indice alla base del pene lubrificato e parzialmente eretto, barzotto quindi, riducendo la circolazione sanguigna e nello spingere la presa, spingere la presa in avanti verso il glande. Una volta che la presa ha raggiunto il glande, la stessa presa è applicata con l'altra mano, lo stesso movimento effettuato con questo. Ovviamente il pipero, insomma, sì, è la mungitura, cioè tu invece mungi la mocca, fai... ma comunque è come tipo come i... Io che fanno... so che un'altra cosa è simile alla mungitura senza tutta questa storia, però vabbè. È un po', sai, il principio è un po' lo stesso di quelli... degli esperti di arti marziali, no? Che tirano calci contro, tipo Van Damme che tirava i calci contro la palma nel film. Lo faceva per allungare il suo pene. Esatto. Quello della palma. Per procurarsi delle micro fratture, quindi se vi volete fratturare l'uccello, però alla fine magari vi si potrà allungare di mezzo millimetro. Per la prima volta ringrazierete chi vi rompe il cazzo. E, niente, dopo questa possiamo per favore chiuderla qui con le volgarità che questa sera proprio... Dopo questa premessa ci ha scritto, a proposito di niente... Ci ha scritto Fazfra, che tra l'altro è anche in chat, salutiamo, ciao Fazfra, ci ha scritto un'email, un saluto a tutti, escluso Davide, niente di personale, così per fare un po' di scena, quindi Davide, niente di personale, top. Vabbè, tanto ho già trovato dove vivi, provvederò, niente di personale. Esatto, esatto. Vengono lui e King.com, quindi attento.
volevo chiedervi qual è il videogioco che vi vergognate di aver comprato, sempre se li comprate i giochi, vedi che qua si ricollega l'argomento. Per quanto mi riguarda, tiro fuori dal cappello un Entered Matrix PS2 al day one. Quanto facesse cagare, credo che lo ricordiamo tutti. Ricordo di averlo finito in aveva delle bellissime sezioni di guida, mi ricordo. Sì. Voi che dite? Ciao ciao, continuate così che lo siete. Cheat nel senso non zitto, cheat nel senso citazione. Pensavo trucco. Come trucco? Vabbè, no, io personalmente giochi che mi sono vergognato di aver comprato, ultimamente però sto facendo la posta, l'avevo detto anche ieri a Simone Gabri, stavamo su Skype, sto facendo la posta Euro Truck Simulator, perché quello potrebbe essere o il gioco della vita oppure il gioco che mi sarò vergognato a vita di aver comprato, però cioè, già ho visto i video di gameplay, già mi sono esaltato con le autostrade, poi vabbè, se uno si è visto Grosso Guai a Chinatown, Jack Barton, chissà se poi c'è l'online che magari uno, ecco, sarebbe una cosa certo, proprio vai all'autogrill insieme, ma che... no, con la radiolina puoi comunicare, esatto. Esatto, penso che è figato. Invece del CB, oppure ti metti a fare il podcast mentre stai guidando il camion, il tir. Eh? Che bello. E come fai col microfono? Vabbè, te lo metti davanti. Lascialo sognare, Simone. Lascialo sognare. A me il camionista, io è un mio sogno fare il camionista. Se prima o poi ci riuscirò, non lo so. E niente, vabbè, non lo so, tu Gabri avevi detto che non ti sei mai vergognato, ti vuoi rimettere che vergogna? No, vergogna no, quindi non... no. Ok, Simone? Allora, io il primo che mi ricordo è in preda al delirio dall'acquisto della Pocket Station, per chi se la ricorda, e giravo tutte le bancarelle, perché io non compravo niente di originale per la PlayStation, ecco. Praticamente e ho girato tutte le bancarelle tipo di Roma per reperire qualche gioco compatibile con la Pocket Station, per cui avevo intuito, non so perché, mi ero convinto che c'era un gioco che funzionasse con la Pocket Station. Era Hello Kitty. Lo sei preso? Sì, sì. Come volevano si dimostra, cioè come le mie intuizioni erano sbagliate, per cui ho preso un gioco che una specie di Dottor Mario, era una specie di Columns, una roba del genere, e a tema Hello Kitty, e mi hanno preso in giro gli amici per anni. Oltretutto vorrei aggiungere che questo e molti altri aneddoti divertentissimi Simone li racconta nel nostro episodio di EBS sui giochi nostalgici. Ricordate, podcastebs.com per un podcast bello. Perché sei diventato mastrota per un attimo? Io avrei avuto voglia di comprare un materasso subito. Visto in TV, praticamente. Sì, infatti. Don't try this at home. Tu Davide, come allora giochi? Io vergognato niente, perché alla fine, cioè, quando pure il gioco più de merda si butta via niente. No, io non si butta, sono contento di averlo giocato, così posso dire che è de merda. Per dire i due giochi di merda più di merda che ho comprato, potrei dire Fable 2, che considero ancora uno dei giochi più brutti che abbia mai giocato, senza aspettative, perché poi lo comprai tipo un annetto dopo che uscì, quindi si sapeva che non era sto gran gioco che prometteva Mulino, però lo comprai, magari, sai, un action RPG divertente in cui meni un po' di gente, ti diverti, no, è immondo Fable 2, proprio. Oltre a quello... probabilmente posso non il più quello che mi vergogno di aver comprato, ma forse quello che mi vergogno di aver finito è Resistance, il primo, perché è un altro gioco davvero brutto. Oltretutto io lo giocai un paio d'annetti fa, quindi non c'era nemmeno l'esaltazione da WoW alla nuova console, e era un'estate in cui avevo talmente un cazzo da fare che mi finì quella roba legnosa, brutta, che vuole essere Half-Life 2 ma non ci esce nemmeno un po', che è il primo Resistance. Oltretutto che aveva delle bellissime sezioni sul carro armato che erano nubabà. Ma è su PS3 o su PS3? Mi confondo sempre. Poi vabbè, frattempo... diciamo che tante cagatissime le ho comprate su Wii, però non mi vergogno di averle comprate. Tipo c'è un bellissimo Order Up, che in pratica è sto gestionale puccettoso in cui
gestisci tra virgolette un ristorante e poi fai pure i minigiochi, però non mi vergogno minimamente perché le custodie del Wii sono bellissime con quel bianco. Ah, io compro ecco, ogni cazzata per pensare. Wii, o compro davvero ogni cazzata per Wii che trovo a pochi soldi, perché sono davvero bellissime sullo scaffale le custodie. No, mi hai fatto ricordare, a proposito di cose, io all'inizio che c'era Facebook mi ero intrippato a giocare a tutti i giochi Mafia Wars, Farmville, Farmtown, e addirittura ne tenevo 4-5 aperti nel browser, così quando mi finiva l'energia in uno giocavo con l'altro, proprio a rotazione continua, stavo là a cliccare come una merda. E sono arrivato addirittura al punto di, non ci ho speso dei soldi per fortuna, però sono arrivato al punto tipo di iscrivermi nelle liste di spam per avere crediti, cose in più, e di questo sinceramente un po' mi vergogno. Ancora scusate, oggi ne però, pago le conseguenze. Mi sa che Schillo ISO ci batte tutti. Pimp My Ride Tarocco a 10 euro. Ah, ma era un gioco Pimp My Ride. Spero vivamente che sia tipo la versione italiana con i gemelli diversi. Mamma che fanno i motorini. Che tristezza, ma già era tamarro a livelli inimmaginabili, quello americano, quindi. E comunque, per concludere la cosa, a proposito di giochi di cui vergognarsi, sempre che mi è venuto in mente, in questi giorni ho scritto una cosa su Newgrounds, il sito di giochi flash, che andrà, faccio un po' di autopromozione, dovrebbe uscire sul prossimo numero di Games Machine, così andatevela a comprare, non da mega.com. E praticamente ho scoperto che su Newgrounds ci sono giochi per tutti i gusti e per tutte le età, e non dico altro. Beh, tanto per tornare. Così, vi lancio questa cosa e poi. Quindi comprate The Game Machine, perché la stampa videoludica non è morta, è una critica diversa e possibile. Esatto. E niente, poi salutiamo Fazfra, lo ringraziamo per la domanda, grazie. Mi raccomando, mandateci email info@freeplaying.it, mandate anche email per il concorso di Aurelio, scrivete una poesia per Aurelio in rima, se la poesia farà ridere Aurelio vincerete. Oh Aurelio, mio Aurelio, perché non sei così, qui? Così, Sarai forse io, una merda. Questa è la mia, vinco qualcosa? Scrivila che poi la leggiamo. Ok. Si vince il DVD di Scott Pilgrim vs. The World, il film che GameStop valutò ad Aurelio. Quanto gli ha valutato? Simone? 25 centesimi. Ricchi premi. Ci hanno già scritto tipo 3 o 4 persone. Mi sa che una di loro è Andrea Vena, anche perché ci stava dicendo se avevamo letto la sua lettera. Sì, l'abbiamo letta, però insomma, non c'è Aurelio, quindi ce la teniamo in serbo. Anche un po' in Serbia, per essere sicuri. Esatto. Poi, sempre a proposito di gente che ci scrive, ci ha scritto Alberto Cappellina su G+, mi raccomando, andate su G+, mettete +1 e iscrivetevi alla pagina, e ci ha scritto, praticamente si chiedeva, così una premessa, penso che si saranno accorti che le news fanno cagare, quindi stiamo ripiegando un po' sul social. Ma sì, no, vabbè, perché anche perché bello, noi siamo il podcast. Ma non rompere così il quarto muro, Simone. Siamo il podcast. Siamo temporeggiando in attesa che succeda qualcosa, tipo Sony compra Microsoft, una roba così. Cosa che tra l'altro è uscita come notizia. Ah sì? Sì, è uscita, sì. Stavo sentendo oggi. Oltretutto perché Sony sta benissimo proprio con Microsoft tipo vuole comprare Sony, qualcosa del stavo che Microsoft vuole vendere la divisione Xbox e Sony è una delle possibili candidate. Sì, hanno detto anche questa cosa, per cui insomma. Tra l'altro Gabri ricorda che sta per scadere, noi siamo qua tutti in attesa e abbiamo fatto il martedì da luglio, per questo abbiamo scelto il martedì per Free Playing, e siamo in attesa della fine dell'asta di THQ, giusto? Sì, il problema è che probabilmente non renderanno pubblico l'esito fino a domani, quindi no! Allora, ci sarà la grande fiaccolata di Free Playing e aspetteremo i risultati, giusto? Free Playing ha comprato l'IP di Homefront, quindi gioite con noi. Davide farà il dittatore in questo. Noi faremo la resistance. Tra l'altro, a proposito di fallimenti, è fallita pure in questi giorni Atari, marchio storico, RIP Atari. Ci sei piaciuto tanto? È fallita 15 volte Atari.
Ma mi sa che stavolta è la volta buona, diciamo, perché boh. Non confondere con quella delle magliette, comunque, no? Eh sì, infatti. Cara Atari, ci sei piaciuta tanto col tuo Intellivision, quindi grazie, grazie di essere esistita, grazie di averci fatto compagnia. Tra l'altro, ultimamente, poi tra l'altro, era anche, si può dire che era morta già da un bel po' di tempo, perché ormai non era più l'Atari del 2006, del VCS. L'Atari si può dire che... Pensavo che nel 2006, sei anni fa, infatti... No, si può dire che l'Atari più o meno sia morta col Jaguar, poi è stata acquistata da Infogrames, che era una software house francese, e poi insomma, esatto. È rimasto come marchio, come publisher di qualche cosa, adesso non mi ricordo, però sì, ormai... praticamente l'hanno tenuta solo per il nome, per nostalgia. Alone in the Dark, mi pare. Sì. Vero. Sì, sì. E infatti poi c'è, per esempio, c'era anche la Commodore, esiste ancora come marchio, e c'è chi ci fa i PC marchiati Commodore. Addirittura tempo fa uscì il PC a forma di Commodore 64 con tutte le uscite, con un PC vero e proprio dentro, però con il case a forma di tastiera del Commodore 64. Oltretutto, visto che si parla Alone in the Dark e visto che abbiamo intenzione di temporeggiare, io voglio buttare lì un'opinione controversa che ho avuto ultimamente rigiocandomi quell'Alone in the Dark, tra virgolette, next gen, che secondo me non è tanto male come la gente continua a farlo passare. Lo sto rigiocando questi giorni, secondo me c'aveva davvero tante idee molto molto belle. Ma il problema quello... è che erano realizzate davvero col culo. Però ma quello, concettuale... ma quello col moretto con la giacca di pelle, dici? Sì. Sì, ma era, a me era piaciuto. Poi quando ho sentito, che era il momento in cui ascoltavo i podcast, ho sentito che parlavano tutti male, a un certo punto ho fatto sì, che merda. Anch'io. Fatto condizionare. Sì, ma no, a parte le radici alla fine, aspetta, a parte le radici alla fine, non so se ci sei arrivato. No. Per il, vabbè, per il resto a me, certo, c'aveva dei problemi di programmazione devastanti, cioè è una roba pieno di bug su 360 e tutto. Poi, tra l'altro, io giocavo la 360 aperta, quindi ci ho preso la scossa diverse volte. Vabbè, non vi so spiegare. Il sensore biometrico è una lunga storia. Sì, esattamente. Era per aumentare la tensione. Era esperimenti di Valve, quindi io facevo il tester. No, però a parte i problemi di qualche bug dove in alcuni inseguimenti con la macchina saltavi e la macchina andava 800 metri e diventava Pilot Wings, e il gioco funziona. Il gioco cade spesso nel sottoterra. Sì, si è visto che, oppure tipo succede come succedeva in Driver, che entravi per PlayStation, che entravi dentro i palazzi e sparivi nel nulla. Sì. Però per il resto a me non mi era dispiaciuto. Scusa, mi sono infogliato e adesso ti lascio. No, dicevo, è un gioco che davvero, a parte che è davvero vario perché stai sempre a fare qualcosa di diverso. Poi c'ha st'idea che l'inventario è solo quello che puoi tenere nella giacca, poi sfrutta bene il fuoco, le armi da mischia. Certo, i controlli sono fatti col culo, è pieno di bug, però cioè, secondo me è stato davvero un problema che l'hanno fatto con due lire quel gioco, perché se quel gioco l'avesse fatto magari qualcuno che è pure un po' più pratico, era pure un po' più pratico su quelle console, con un po' di soldi in più, secondo me aveva potenzialità anche come franchise in sé, perché concettualmente era davvero avanti rispetto a ciò che stava a uscire su quelle console all'inizio. Secondo me era abbastanza avanti proprio. Quindi possiamo dire che può essere un nuovo Deadly Premonition, toh? No. Deadly Premonition no, cioè Deadly Premonition per quel poco che ho giocato, perché dovrei importarlo per giocarlo su PS3. No, non vedo collegamenti. Deadly Premonition non è più tipo un'avventura grafica. No, nel senso che è un gioco fatto male, che però si fa apprezzare. Bisogna essere un po' masochisti per Alone in the Dark, perché è davvero... Ma diciamo che io l'ho apprezzato più a livello proprio di idee, poi il gioco in sé è fatto maluccio, però aveva potenzialità. Avevo sentito che comunque, diciamo che le recensioni sono state negative, perché all'inizio il gioco era buggatissimo, però poi è uscita una patch tipo che ha risolto molti problemi, però ormai tutti si sono dimenticati del gioco e quindi è rimasto... Ma era uscita tipo un anno dopo, cioè una roba assurda. Ah beh, allora... Quindi insomma gli è rimasta sta nomea di gioco terribile, ma esiste anche per PC che voi sappiate? Sì, sì. Dovrebbe. E ricordo una persona di cui non faccio il nome che l'ha comprato al day one e ci sono andato insieme e gli ho riso in faccia quasi. Se perché era bellissimo, me lo ricordo ancora. Poi cambio idea.
Vabbè. Comunque dicevo, c'ha scritto Alberto Cappellina su Google Plus che ci dice che insomma, a parte che ci diceva che se si poteva avere un'ora solo di Aurelio stasera Guarda, se per volete posso ascoltarlo. fare l'imitazione di Aurelio, ciao, sono una merda. Oh, che cazzo di imitazione è? Salutiamo il nostro amico Aurelio. E poi cioè, io infatti gli ho risposto che l'ora di Aurelio non ce l'avevamo ancora, però abbiamo la mezz'oretta di Davide nell'episodio dove ci spiegava la musica, quindi voi potete andare a sentire quell'episodio lì se siete fan dei monologhi. Poi ci ha chiesto se secondo noi, visto che comunque la PlayStation 3 ancora non è stata sfruttata fino in fondo, Sony non ritarderà l'entrata nella next gen, visto che ancora c'è da spremerla sta console. Beh, secondo me, gli ho risposto anche su G Plus, secondo me no, perché comunque si troverebbe con una console a metà strada tra due generazioni Sony, quindi chi andasse a fare i giochi poi si troverebbe col problema se farli per la console più potente oppure per la console meno potente, insomma, Poi vai cos'è che Gabri. c'è da sfruttare di PS3 ormai? Cioè, Il a me non Blu-ray. sembra ci sia. No, intendo, dici che non è sfruttata completamente dal punto di vista tecnico. Invece, secondo me, cioè, i limiti che dovevano raggiungere li hanno raggiunti nell'ottimizzazione, tutto. Non possono andare oltre. Ma Non. diciamo che comunque sia, è vero che in questa generazione la PS3 ha sofferto perché comunque essendo che tutto era tarato sull'Xbox, che è meno potente, anche ottimizzato per l'Xbox, poi quando si facevano le conversioni per PS3 o andavano male oppure erano però no, Eh anche beh, se... avevano scelto l'architettura più stronza dell'universo, chiamali furbi quelli di Sony. Sì. All'inizio solo Sony sapeva com'era l'architettura di PS3, quindi Quindi non. insomma, che se volevo dire? Ah, sì. Ma perché non volevano che gliela copiavano? Sì. No, ma comunque c'è stata anche una news ultimamente di Katsirai che ha detto che loro non hanno fretta di uscire con la PS4 perché vogliono prima vedere che cosa Cosa fa farà Xbox. Polyphony? Sì, magari che cosa fa coso là, Fumito Ueda, Ah, ormai sì. disperso tra le nebbie. Aspettano che esce The Last Guardian, quindi non uscirà mai la PlayStation 4. Ha detto così, però in un'intervista precedente se erano, cioè, avevano detto il contrario, dei rumor, cioè che la PlayStation 4 volevano farlo uscire subito perché non volevano che si ripetesse la situazione come con Xbox, Ma che hanno... no, finisci pure, vai. Non volevano che si ripetesse la situazione con l'Xbox, con la quale hanno perso tempo e quindi diciamo, si è perso l'Xbox ha guadagnato un vantaggio che poi PlayStation 3 ci ha messo molto tempo a recuperarlo e quindi dei rumor precedenti dicevano che PlayStation 4, se si chiamerà così, il nome in codice Orbis, sarebbe uscita, se non prima, almeno in contemporanea. Adesso invece pare che hanno cambiato idea, quindi staremo a vedere. Magari faranno come dice Alberto, aspetteranno, sfrutteranno di più la PS3, faranno un Wonderbook, chissà. Cioè, Gabre? No, ma cioè, bisogna fare una distinzione. Il distacco tra 360 e PS3 è stato di un anno, cioè va bene aspettare qualche mese cosa fa la concorrenza e tutto, però oggettivamente aspettare un anno e dare un anno a Microsoft per fare il cazzo che voleva sia negli Stati Uniti che in Europa è stata proprio la mossa più stupida che potevano fare. Poi potevano, avevano dei problemi di produzione, con il Dio del Blu-ray c'era stato tutto il casino. Quindi se dovesse uscire 2 o 3 mesi dopo non ci sarebbe alcun problema perché si sa che tanto il periodo di lancio non sono giusto gli early adopters che la comprano una console, ma de non devono ripetere l'errore di lasciare un anno alla concorrenza a fare quello che vuole, perché sennò è. Non è solo quello, c'è anche un altro fatto che secondo altri, non so se sono stati smentiti o no, ma si parlava del fatto che hanno gli stessi, hanno all'interno lo stesso, quasi la stessa architettura, gli stessi processori,
Sì, sì. Mi sbaglio. Sì, ma infatti la follia del sell l'hanno accantonata, fortunata. Sì. No, ma l'avevano già venduto a Toshiba, mi pare, la tecnologia Cell, perché cioè, era sta roba qui che doveva fare l'universo, invece non ma era impossibile da programmare all'inizio addirittura. Ma sì, ma infatti il problema, secondo me, appunto, adesso sarà dall'altra parte, cioè non ci sono più esercizi pionieristici, diciamo, ma ci sta proprio un appiattimento. Sentivo su Multiplayer una scorsa puntata del podcast dove Pierpaolo diceva, secondo me... Salutiamo Pierpaolo. Salutiamolo, anzi io vorrei invitare, quindi se ci ascolta sappia che faccio un invito. Sappi. Ah, ok. Che lo aspettiamo a braccia aperte. E no, dicevo che lui nella puntata scorsa si pensava a una specie di, tra virgolette, riunione tra publisher e case costruttrici, hardware house, dove si sono messi a sedia e hanno deciso più o meno i motori da utilizzare, o comunque la cupola proprio. Sì, una cosa del genere, la dove hanno detto fate gli hardware in una certa maniera, perché quest'anno abbiamo arrancato, questi anni, la scorsa generazione, abbiamo arrancato per i problemi dei multipiattaforma, cioè per quanto riguarda i multipiattaforma, specialmente su PS3, perché il problema appunto era convertirle, alla fine Xbox è uscita vincitrice sui multipiattaforma. E poi le esclusive che sono a sé, cose a sé. Quindi per cui si appiattirà ancora più il mercato, probabilmente, e la scelta sarà soltanto tra le esclusive. Ma che significa appiattirà il mercato? La differenza dell'architettura tecnologica c'entra qualcosa con il contenuto dei prodotti in sé? Cosa mi ricordo io, no? No, infatti lui c'ha i controlli uguali agli altri e c'ha la grafica uguale agli altri. Stiamo parlando di architettura hardware. Il controller del condominio. È No, vabbè, scusate se vi interrompo un secondo. Volevo riprendere... Devo dire che il fatto che il processore della PlayStation 3 fosse praticamente non programmabile faceva in modo che i giochi erano più particolari e belli. No, faceva in modo che era più difficile programmare, ma le esclusive girano ancora in maniera diversa rispetto alle esclusive 360. Tanto che 360 ha raggiunto il massimo, secondo me, come esclusiva dal primo Gears of War, perché poi è rimasto lo stesso gioco ed è ancora una delle cose più belle da vedere su 360. È un gioco. No. Diciamo che hanno aggiunto anche i colori nel 2. Ecco, sì, ok. Vabbè, poi la Real Engine è quello che è. Infatti, quello che diceva Bruno poi nella conversazione che abbiamo fatto su Google Plus era quella che il vero vincitore, la vera vincitrice è la Real Engine. Di sì, ma te stai parlando di meglio o peggio, perché te stai dicendo praticamente non capisco di hardware in sé, quindi non ti combatto sulle cose tecniche, poi ci pensa Carlo che lui è il meccanico della situazione, però te stai dicendo che Xbox 360 ha raggiunto il massimo nel 2006, ho inventato una data così, PlayStation 3 l'ha raggiunto magari nel 2009, ecco. Ora non significa che c'è... le date sono a caso, Simone. Le date sono a caso perché... Chi ti ha detto le date sono sbagliate? Ho detto non ho detto questo io. E che hai detto? Aspetta, Simone, fallo finire. Sì, Davide, sì, finisci. Ok, a me mi sembrava che tu avevi detto questo. Quindi questo non implica una, tra virgolette, differenza. Implica che sul lungo andare l'architettura PlayStation 3 era meglio di quella 360. Se la 360 avesse avuto l'architettura PlayStation 3, non è che ci sarebbero stati giochi uguali su PlayStation 3 e 360. Semplicemente Gears of War sarebbe stato ancora più bello nel 2009. Non capisco questo che parli tu, l'appiattimento, perché non stiamo parlando di qualcosa che implichi i contenuti, stiamo parlando di qualcosa su cui deve girare tutto. È come dire che la musica subisce un appiattimento perché girano tutti sullo stesso lettore CD. No, ho detto un'altra, a parte che la musica è un appiattimento perché i master con cui la fanno e alcuni strumenti con cui la fanno sono tutti gli stessi, sia virtuali che non virtuali, perché, e quindi vabbè, ma questo è un altro discorso, la musica è sempre un'opinione mia. Quello che ti sto dicendo adesso è che se la prossima generazione, se le notizie sulla prossima generazione confermano che gli hardware saranno piuttosto simili, non ci saranno più differenze,
e le differenze che hanno fatto, che si sono create nella vecchia generazione, che è ancora attuale, però fino a che non presentano o non mettono in vendita le nuove, quindi nella generazione PS3 360, si sono avute anche grazie all'hardware, perché l'hardware PS3, per quanto sia stato una cagata, quello che volete voi, il cell era una follia e serviva per virtualizzare il DNA e riprodurre il DNA, tutto quello che ci hanno fatto come se la vendevano all'inizio, ha permesso Heavy Rain, per dire una ma non Heavy Rain in quanto concept, in quanto design, Heavy Rain in quanto grafica, in quanto quello che a livello tecnologico ha portato Heavy Rain, non in quanto a gioco, non me capi male. Cosa che 360 non riesce a far girare. Metal Gear 4 non riesce a far girare 360. Probabilmente poi non è che adesso vado a lavorare sul benchmark, però a pensarci... Secondo me Metal Gear Solid 4, vabbè, il problema di Metal Gear Solid 4 è che è pieno di cutscene che peseranno. Non c'entra niente, ma io non parlo, ma non è però, quello mille di dischi. No, ma sì, questo sto dicendo, che secondo me è una cavolata, che non riescono a... Nel senso, io la vedo in modo diverso, io la vedo. Avere hardware uguali significa che è più facile da programmare, e se qualcuno c'ha un'idea, è più facile che la fa, invece di andare a vedere, ah no, mo qua c'è il cell, quindi devo fare questo e quest'altro. E certo. Uno standard è buono, non è un appiattimento, significa che è più facile arrivare dall'idea al prodotto. Quando ci si masturba sui mille hardware, diventa lì davvero tutto piatto, perché è molto più difficile concepire un'idea, sì, e realizzarla però, su più hardware. Scusa, quindi, Simone, rispondo un attimo io, Simone. Già da fare. Vabbè. Rispondo un attimo io, sì, sennò sì, ci incartiamo qua, non riusciamo più. Bruno, risolvi tutto, dai. Esatto, dal punto di vista dello sviluppatore sicuramente avere omogeneità conviene, perché comunque devi fare il lavoro una volta sola, poi al massimo aggiusti un po' tra una piattaforma e l'altra. Però dal punto di vista dell'utente va a cadere un po' la vecchia concezione di console, che poi comunque era già cominciato a cadere. Dal punto di vista dell'utente, sai cosa c'è? Che non c'è più la battaglia, ah no, sto gioco gira meglio sulla mia console, ah no, io c'ho il pene più lungo, ma non gira devi ragionare su quello, ma non devi ragionare su quello, non è la quello struttura ragionare. Non è quello il discorso, comunque, perché la struttura può essere... Io leggevo che si parlava di X86 su tutte e due, no? Sì. E non vuol dire un cazzo, perché un processore Athlon di 10 anni fa è un X86 e un i7 è un X86. No, quindi... comunque, da questo punto di vista, se posso dire una cosa, visto che l'ho letto stamattina, è uscito un rumor sul sito VGLeaks. Sì, è stato ripreso anche da Topolino, però è uscito originariamente su VGLeaks, che diceva tutte le specifiche hardware della 360, scheda grafica DirectX 11, processore 720. Sì, hai ragione, della prossima Xbox, insomma, è un rumor comunque. Però se questo rumor fosse vero, e se gli altri rumor che sono usciti fino adesso fossero veri, la PlayStation 4 sarà tipo un 50% più potente dell'Xbox, anche se comunque avranno la stessa architettura, quindi si può ipotizzare un po' una situazione alla PC, dove il PC meno potente magari ti fa girare la roba con qualche fettino di meno, il PC più potente te la fa girare con qualche cosa di più, non come adesso che comunque per sfruttare al massimo la PlayStation 3 oppure l'Xbox 360 bisognava comunque riprogrammare in maniera abbastanza profonda i giochi, cosa che molti non hanno fatto perché appunto si poggiavano sugli engine eccetera eccetera. E poi, vabbè, ha ragione Davide che dice che i contenuti dipendono dall'hardware, però dipende anche, cioè, quando fu per esempio l'epoca di Resident Evil 4, quelli che se l'hanno giocato su GameCube dicevano, ah, è bellissimo su GameCube, su PlayStation fa schifo, io lo giocai solo su PlayStation, e a me non facevo il ragionamento di Davide, i contenuti sono i contenuti, poi sono quelle cose che... magari quando le provi nella versione migliore poi ti rendi conto della versione peggiore, però se tu dici vabbè lo stesso, se non hai fatto l'esperienza di prima mano, sì, però, ma poi comunque i titoli first party, escludendo Gears of War, che diciamo che spinge parecchio anche la Real Engine perché è della stessa società che lo sviluppa, ma cioè, parliamo di titoli Sony, diciamo che non è che sono espertissimo, però Naughty Dog c'ha il suo engine, no? Mm-hmm. Guerrilla c'ha il suo engine, cioè nei titoli first party non vedo questo uso massiccio di, per esempio, Unreal Engine o comunque
quando lo usano, vedi anche Mirror's Edge o certi titoli sono personalizzati pesantemente. Non... cioè, i titoli first party non, a me non danno mai questa impressione di essere simili, proprio perché, essendo first party, probabilmente hanno anche accesso a una documentazione, soprattutto all'inizio, molto più... come si può dire? Dettagliata, sì, dalla produttore hardware. E quindi è questo che pesa. Ma comunque l'idea che 360, cioè che 720 e PS4 abbiano la stessa architettura è possibilissima, ma che abbiano lo stesso identico hardware proprio non esiste. Ma solo per il fatto che non vogliono loro avere lo stesso identico hardware. Ma e poi anche quello che lo produce, sarebbe follia dover produrre lo stesso hardware per due società così. Non lo vedo proprio possibile. La notizia appunto parla di comunque similitudini, ma a parte l'architettura, che sicuramente già è un punto di partenza, ma non è una cosa che raccomuna. Però io penso che per mantenere un determinato range di prezzo non è che si potranno spostare più di tanto. Quindi no, simili ma non uguali. No, ma io il concetto che dicevo all'inizio è che è proprio questo, nel senso non ci saranno sulle multipiattaforme non ci saranno differenze, ma sui first party sì, ma sui first party e qualche cosa di differenza ci dovrebbe essere. E quello che dice Davide, ce lo posso anche capire, ma se tu fai un ragionamento del genere non puoi giustificare Wii, perché Wii è partito completamente da un'altra parte, per un'altra parte, con altri controlli e tutto, e ha stimolato un pochettino il cercare di tirar fuori qualcosa. Cioè Mario Galaxy non c'era se non c'è stato Wii. Il concetto del Wii, Mario Galaxy, esempio. Ci sarebbe stato Mario Galaxy, no, c'è perché c'è, no. Nintendo, Simone, Galaxy. Nintendo, se avesse fatto una console identica a PlayStation 3, avrebbe fatto Mario Galaxy, perché perché Mario Galaxy è fatto così, non li usa Mario Galaxy, sì, però Mario Galaxy è fatto così, io so, cioè non è che me l'ha detto qualcuno, c'ho questa idea in testa, è stato fatto così per una questione di possibilità della console, e allora lì sta la genialità di Nintendo e dice: io sfrutto il problema, lo faccio diventare una cosa, una peculiarità, e io faccio una risorsa e diventano pianetini piccolini, perché se no non ce la fa a gestire un livello grosso il Wii. Lo devo fare con la grafica peggiore, non a 60 frame. Non credo, perché anche sì. Mario, se pensi, Mario 64 rispetto a giochi come Banjo Kazooie e altri giochi di N64 non era largo, grosso, era anche Mario 64 era bello stretto, tight, come dicono oltreoceano, e tutto. No, Mario Galaxy è così perché la natura di Mario, di essere veloce, rapido, e non era come... No, dico, con questa che Mario 64 era stretto, tight. 64 come il caffè. Come? No, come niente. Il caffè. No, vai, Gabriele. No, non capisco. Come il caffè stretto, ha detto. Ah, vabbè. Cioè, Mario Galaxy nasce principalmente dalla natura di Mario. Cioè, l'unico Mario, tra virgolette, molto aperto che mi ricordo è il Sunshine, che si allontanava molto dalla struttura. Però io sono davvero convinto che se avessero fatto PS3 2.0 Nintendo avrebbe fatto comunque Mario Galaxy, come avrebbero fatto comunque, che ti dirò, di Sin and Punishment, come l'hanno fatto. Davvero? Secondo me, adesso Wii U. Vedremo con Wii U cosa fa. Il problema è che Wii U è una 360, mentre le altre console sono delle 720. Vabbè, comunque c'è da dire che in ogni caso l'hardware andrà sempre di più verso una... almeno adesso sta andando sempre di più verso una convergenza, perché con i costi di sviluppo che aumentano non è più possibile fare due versioni completamente diverse dello stesso gioco. E questo probabilmente, come diceva anche Pierpaolo, come dicevi tu Simone, riprendendo Pierpaolo Greco da multiplayer, è stata anche una volontà degli sviluppatori, che hanno detto: no, guardate, noi a riprogrammare il gioco da 360 a PS3 non ce la facciamo, quindi vedete voi che dovete fare. In passato però l'hardware era molto più differenziato, e non era soltanto una questione io ce l'ho più lungo, io ce l'ho meno lungo, era proprio che era così differenziato l'hardware che i giochi erano differenziati.
per esempio, andando non troppo lontano tra Super Nintendo e Mega Drive. Esatto, non c'erano multipiattaforma praticamente, a parte i esatto, sì. Perché erano molto caratterizzati. Super Nintendo aveva una risoluzione minore, però c'aveva il Mod 7, per cui c'aveva tutti i giochi pieni di rotazione, prospettive, eccetera, eccetera. Mega Drive andava più veloce, aveva una risoluzione maggiore, quindi aveva tutti, per esempio, gli sparatutto a scorrimento, stanno tutti su Mega Drive. Questo perché comunque le limitazioni le console hardware, di oggi invece possono fare tutte queste cose. Le console di oggi sono più multifunzionali, diciamo, per cui esatto, non si tratta di per sé di appiattimento, semplicemente che prima invece di doverti comprare, se volevi giocare sia lo sparatutto sia il platform, ti dovevi comprare due console. Ora, se vuoi giocare sia lo sparatutto sia il platform, ti compri una console che li può fare entrambi. Le, no, console, di oggi, no. Le console di oggi sono molto più aperte al fatto che qualsiasi concetto che lo sviluppatore ha in mente lo può realizzare senza dover pensare su che piattaforma farlo. No, oggi come no. Oggi un gioco lo puoi perfino fare per iOS e poi portarlo su console. Lo puoi fare, hanno fatto Resident Evil, che l'hanno fatto su 3DS e mo lo stanno a portare sulle console grandi. Vabbè, calma, quello è perché... Andata sì, a cacciare è un estremo per rompervi un po' no, perché semplicemente Capcom è riuscita a creare un motore che gira su 3DS, 360, PC, PS3, l'MT Framework. Penso che sia una delle poche cose buone di Capcom degli ultimi anni, perché è veramente un motore eccellente sotto quel punto di vista. Ma quello è un puro caso, probabilmente. Gli è venuto così per conoscendoli, gli è venuto per caso. Quello comunque diciamo che alla fine questo discorso probabilmente non ci sarà più, perché appunto con questa convergenza sempre maggiore dell'hardware non ci saranno più differenze tali da dire ah, ma se l'avessero programmato apposta per, magari se l'avessero programmato apposta per, ci sarebbe stata la scintilla in più, il riflesso in più, però come era bello quando dovevamo comprare scintille, le cose. Faranno ma... tutto il confronto tra le scintille, non è quello il problema, sì, perché la gente... Sì, quello sì. Ma Davide, non è che fosse bello, però diciamo che... Ma io onestamente preferivo quando avevo Dreamcast e GameCube, per dire. Diciamo che c'era più la sensazione che comunque i programmatori ti spolpassero la macchina fino al midollo, sì, adesso perché, invece... Perché quello ci si fa abbindolare dalla gente, dice, ah, questo usa il chip segreto che abbiamo messo noi apposta dentro il dischetto per farlo andare, che si ricorda la memoria del tempo. No, ma dai, secondo me il fatto è che invece, quando scusa, no, secondo me comunque metti anche, citandola sempre, Naughty Dog farà un lavoro diverso rispetto a, adesso, nominare i first party Microsoft è dura dato che li ha disintegrati tutti, però rispetto a un first party Microsoft che adesso non Rare, per esempio, no? Sì, ma sono diversi, no? Vabbè. Questa era cattiva, questa era cattiva, però insomma rispetto a Lionel, sì, ma per l'appunto Gabri fai sempre peggio. E dimmene uno te, dai, cazzo, Simone. Epic non è un first Epic non è più first party, ma non è mai stato. Ah, ok. Ma no, niente, allora niente. Microsoft Studios esistono ancora, almeno quelli. Sì. Ok, ma... Vabbè, insomma, comunque io dicevo, le differenze vengono non dal fatto che lavorano su hardware diversi, vengono dal fatto che sono persone diverse che lavorano a giochi diversi. Turn 5, ecco. Okay. Ma sai che cosa, Davide? C'è un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso. A parte il problema dell'hardware, c'è anche il problema degli engine, perché appunto, visto che questa generazione è stata usata così tanto l'engine, la Unreal Engine, alla fine molti giochi, anche che magari non erano la stessa cosa, tu dici vabbè, io mi devo preoccupare solo dei contenuti, però alla fine certe cose dell'engine hanno reso molti giochi che erano stati sviluppati con la Unreal Engine tutti uguali tra di loro, come illuminazione, come poligoni, come fluidità. Alla fine molti giochi sembravano quasi la fotocopia l'uno dell'altro, anche se non lo erano. Gli cambiavano il vestitino. Sì, una roba del genere, infatti... Ma questo dipende che chi li ha fatti li ha voluti fare con la Unreal Engine. Poteva benissimo farsi un engine proprio. Oddio, costa molto di più, però non c'entra con l'hardware in sé.
Insomma, c'entra perché se tu lo fai sull'engine poi ti fai l'esportazione in 2 secondi, se invece lo fai sull'hardware in sé devi Certo, fare però tu il. comunque ciò non ti preclude dal farlo, cioè è una roba che hanno fatto perché gli sta da loro, non perché non puoi farlo in nessun altro modo. Non c'è il fatto di non poter farlo, di non poter, di fa poter farlo, di non. È anche una questione economica, È una insomma, non è questione solo. economica, ma poi c'è. Io sono sicuro di questo, sono Tieni sicuro che conto che se quando non gli. sarebbe Dai, ti prego, però, un vai, minuto, vai. dai. Sì. Quando si progetta un nuovo hardware, quando gli ingegneri si mettono a sedere insieme a chi mette i soldi e company, cioè, sono sicuro che ci sia un concept dietro, a parte per vita, diciamo. Però per le altre cose, per le altre macchine, sicuramente c'è un concept dietro. Cioè, PlayStation 3 è stata progettata in questa maniera perché loro hanno voluto spingere, come per PlayStation 2, sulla multimedialità completa, quindi anche sui Blu-ray, sull'uscita ottica, perché comunque tutte quelle feature che 360 non aveva neanche all'inizio, neanche l'HDMI ci aveva all'inizio 360. Sono state concepite così per un motivo, cioè loro volevano spingere la console, volevano spingere a farti comprare un lettore Blu-ray di fascia medio-alta con l'uscita ottica, SPDIF e tutto quanto. E quindi tu devi creare un hardware che sia in grado di giocare il gioco, sì, cioè di leggere il gioco e di fartelo giocare, ma in più devi pensare a un hardware che ti faccia leggere il Blu-ray. Che Sì, ma navighi, e questa è quindi quello Stefano. che tu aspetta, quello che tu devi costruire, lo devi costruire dietro a un'idea. Quindi anche i giochi che tu vai a costruire, devi costruire dietro un'idea. Se tu c'hai lo Ma stesso. qua stai parlando di feature esterne al gioco in sé. Vabbè, lo so che qua è una chat. Vabbè, comunque dicevamo, stai parlando di feature Esterne, esterne rispetto al gioco in sé. Il gioco in ti ho fatto un esempio io. Va bene, comunque io Cioè, quello che se ti tu ci. Scusa, l'ultima. dicevo, Simone, aspetta, aspetta. Bene, sì. Dici che i giochi più che si Calma, sono calma, appiattiti calma. per colpa della Unreal Engine, che mannaggia, non lo dovevano mai fare. Visto proprio delle cose diceva dell'aspetto economico, ti posso assicurare che un buon 60%, se non ci fosse stato questo tra virgolette appiattimento, questo usare solo l'Unreal Engine, non li avrebbero fatti proprio, perché magari non ci sarebbero stati soldi per svilupparli e basta, Ma non penso che se si qualcuno. sarebbero dovuto fare le engine da soli. Ma io non penso che qualcuno sente la mancanza di Dark Sector o sente la mancanza di questi di Brothers in Arms, di Two Beh, no, Army Simone, of da sto Two. punto di vista Davide c'ha anche ragione. No, ma io Comunque, mica. io non so Non è un voi, però. sentire la mancanza. Magari fra un Dark Sector e un Brother in Arms. Poi ora io non so dirti perché non sono uno che sta presto a vedere con che engine è fatto. Però magari fra un Dark Sector e un Brothers in Arms esce pure un gioco bello. Dark Sector non era nemmeno tanto terribile poi, comunque. Ma io l'ho pure finito, era per dire. Ma boh, io comunque direi di chiuderla qui, Ci tanto. tarpi sempre le ali, Bruno, però. Ah no, se volete continuare, prego. Sono Io e d'accordo. No, Bruno vabbè, finiamo andiamo. qua. Sono d'accordo pure io. Si stava meglio quando bisognava comprare tre console, una console per ogni genere. Quindi che facciamo? Passiamo Va a bene, extra dai, passiamo a case. extra game. E nel frattempo sono venuti in chat, salutiamo Schillo Iso, grande Schillo Iso, Max Legend, ciao Max, scaricati Retrospectives, il suo podcast che ha le musiche super fighe e gli aneddoti anche super fighi. Però un po' di verve, Max, io ti voglio bene, lo sento, cerco di sentirlo sempre, però un po' di verve. Non ho A capito me se è va uno bene così stile, com'è. no, io non ho capito se è uno stile o se dorme qualcuno a casa, cioè non, però perché figo poi, è pure l'idea del fatto che parla con la vocetta, cioè con la, mi piace, però non riesco proprio a sentire quelle, magari se sono in giro lo sento basso, cioè quello è il problema. Anche la puntata con Whis è bellissima, e vabbè, basta, bella, bella, retrospective forever. Insomma, A me piace, se volete poi. anche voi Non che sto Simone dicendo vi faccia merda, se ho detto volete che è anche voi che figo. Simone vi lecchi il culo, fate come Max Legend e fateci una donazione. Infatti, vi stiamo scrivendo adesso col microfono d'oro. Vi stiamo scrivendo soprattutto col microfono. E niente, vabbè, se abbiamo detto, non so, volete aggiungere Gabri, tu aggiungi qualcosa su questa discussione? Gamber style. No, quello che devo dire l'ho detto. Secondo me, nonostante la parità
di architettura che comunque non significa quasi niente per noi, diciamo, per gli sviluppatori invece significa un bel po', anche hardware simili, cioè dal punto di vista dei first party non vedo questo problema perché appunto utilizzano il loro engine, per esempio adesso m'hanno ricordato i 343 Industries per Microsoft, no? Diciamo che ogni first party ha le sue peculiarità, non lo vedo il problema, non esiste secondo me. Quindi Gabriel, no Ma problem. il problema non c'è, però per quello, per chiudere poi veramente non rompo più i coglioni, però non so, Bruno, forse siamo quelli un po' più anziani e ce lo ricordiamo, no, non lo so, Siete reazionari, io siete come però gli prima, americani che non vogliono che gli zitto tolgono le giovane, pistole. rispetto agli anziani, Vassene, Matusa! ma prima c'era veramente, anche il parco titoli era Rispetto. completamente diverso, cioè era proprio un'altra cosa, e per certi versi, cioè io, che uno che comprava Dreamcast sapeva che aveva le conversioni arcade, tutti i giochi Sega, tutto, cioè c'era proprio un modo di pensare il gioco che era completamente diverso da PlayStation 2, da PlayStation, non meglio, non migliore, non sto Queste dicendo. cose esistono ancora, solo che invece di No. stare su 5 console diverse, stanno su una sola, che sia esso il PC, la PlayStation 3, Diciamo che prima, forse ancora di per più me sul no, PC, per con me no, SSD si fa. Per me e... no, io non la respiro, poi magari sbaglio io, però. Prima c'avevano più personalità le console, adesso sono più spersonalizzate. È un po' come dire. Andate tutti a comprarvi Super Nintendo! Esatto, e poi fatevi le modifiche RGB. Esatto, saldatevelo, voi sapete dove. Infatti. Quattro saldi in padella. Vabbò, passiamo a extra credits. Qualcuno vuole fare la sigla? Ok, Vai, extra credits, vai, extra credits, vai, extra credits, vai! Anni 80. Com'era la sigla? La cosa di la banana? Che non mi ricordo più. In inglese o in italiano? Italiano, italiano. Non Burro pare. d'arachidi. Al burro, Mi dai la gelatina, mi dai la gelatina. gelatina, mi dai la gelatina, al burro, al burro, Al al buono da mangiare, burro, al al buono da mangiare. burro. Il Io ne minuto vado matto, io in ne cui tutto free vado playing è diventato letteralmente ritardato. matto. Allora, Bruno, per questa puntata la sigla dell'extra credit è quella là, ok? Ok. Al burro, al burro. Vabbè. È l'ora della gelatina, l'ora della gelatina, l'ora della gelatina, al burro, al burro, al burro, al burro, d'arachidi, 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 io ci vado matto, io ci vado matto, io ci vado matto, io ci vado matto. Mi dispiace, Brian, è che oggi proprio non funziona. Su, fammela mangiare, fammela mangiare, fammela mangiare, se non svengo qui. Fammela mangiare, fammela mangiare, fammela mangiare, se non svengo qui. Cari amici, bentornati su Extra Credits, la rubrica dove parliamo. Visto che Gabre non vuole fare tardi, io farei iniziare Gabre. Prego, Gabre, dici. Sì, faccio in fretta dicendo che non ho nulla da segnalarvi. Ecco, vedete che proprio non vuole fare tardi, quindi insomma, No, no, ma si legge. seriamente non ho. Questi giorni qui non ho notato niente di degno di nota. E Gabre che studia, sta diventando uno scienziato. non so perché. E decidi tu, Gabre, chi vuoi che ti segua nella tua strada tracciata. Io farei un'asta in stile THQ che mi offre di più. No, Mi offro vabbè, una dai. molletta. Va Mi bene, dai, offro. Davide. Davide. No, la molletta mi serviva proprio. Ah, bello. Te la mando via posta tramite corriere. Allora, io recentemente ho visto il celeberrimo film Django Unchained Ah. del nostro amico stretto proprio di famiglia, signor Tarantino. E boh, non so, c'è davvero da dire qualcosa quando esce il nuovo film di Tarantino. Devo dire che io, essendo lui un regista comunque dall'anima pop, nel senso che lo si vede anche in questo film, e poi dico perché, cioè, lui è, come dice Frusciante, è un cretino, è uno che praticamente ti mette, un cretino nel senso buono, è un cazzo Scusa, di fanboy, è Davide, uno dice di noi. Simone no spoiler, quindi attenzione, dice No, no no, no, spoiler. spoiler a Ti prego. livello di trama, no, 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 assolutamente, Simone. Stavo dicendo che lui è un cazzo di fanboy come noi, è uno che ti mette alla fine del film, la canzone di Lo chiamavano Trinità, quindi, cioè, Tarantino uno di noi. Però è anche per questo che ogni volta che fa un film,
temo sempre che sia quello che toppa, perché proprio per questa sua natura tra virgolette pop. E invece no, ogni volta ti becca con un filmone. Questo molti hanno detto che in effetti sì, non è il più bello, ecco, non è il più bello Tarantino, però forse è uno di quelli che intrattiene di più. Sono 3 ore che non le senti minimamente, nonostante verso la metà ci sia qualche calo di ritmo, ma davvero la prima ora e mezza, le prime 2 ore se ne scorrono liscissime che non te ne accorgi nemmeno. 3 ore. La faccio. Che poi in realtà sono 3 film. La prima ora è praticamente il Christoph Waltz show in cui fa quello che vuole lui. Secondo me non sapeva nemmeno che era un film Christoph Waltz, si credeva che era vero, che era davvero nel West lui. Praticamente diceva bene Intrinseco di Film Busters, che parte come uno spaghetti western e poi inizia ben presto deriva poi nel blaxploitation e nella tarantineità. È forse uno dei film con più azione di Tarantino. Verso la fine ci sono delle sparatorie che vi luccicheranno gli occhi, belle, belle, belle. Ma ed diciamo, alla fine Spike Lee c'ha ragione o è un coglione, come penso io? Allora, il film, nel senso, il film tecnicamente è razzista, ma in modo giusto, nel senso che è ambientato nel Far West. Nel Far West la gente era razzista e i tizi razzisti non vengono presi come... che sono più figli, ecco, vengono inquadrati da Christoph Waltz, che interpreta questo cacciatore di taglie che viene dall'Europa, è un tedesco lui, e lui lo dice troppo, all'inizio, io lo dice: buongiorno, io sono un cacciatore di taglie e sono tedesco, così inizia il film. E praticamente lui proprio lo dice quando vede sta gente, dice: ah, negro di merda, che ci fai qua? Lo dice: ma voi siete deficienti, siete dei rozzi, non capite un cazzo. Quindi viene evidenziato il fatto che è comunque una rappresentazione negativa di quel tipo di America. Però il film in sé, ok, diciamo che se il film uno lo vede così, senza capirci un cazzo, uno che non si capisce un cazzo vede sto film, può dire sì, è razzista Tarantino, è un razzista e vuole che i neri muoiano, non è ma così. scusa, ma quindi Spike Lee ha accusato Tarantino di essere razzista? Sì, Spike Lee credo che ha detto proprio che non l'ha visto il film, o sbaglio? Non ha lo detto, so, un film detto razzista, non lo vedo, e perché, non... sì, che è un controsenso, perché sì, come fai a dire intelligente. Sì, vabbè. È intelligente. Comunque, dicevo, una delle cose che mi è piaciuta davvero tanto è la colonna sonora in sé, che oltre a che mischia di tutto, mischia soul, R&B, poi prende pezzi di vecchi spaghetti western, sia di Morricone, oltre al fatto che è bellissima in sé, nel senso, per me, che vedo molti che non sono d'accordo, per esempio Fabio che non capisce un cazzo, per me è il film di Tarantino con la colonna sonora migliore fra i suoi film. Sono tornato dal cinema e mi sono messo a ascoltarla in loop. Però quello che mi sono davvero convinto è che è quello che la usa in modo migliore, nel senso che forse Kill Bill anche faceva questo, però alcune scene sono davvero costruite attorno alla musica. È bello. Poi è forse il più, tra virgolette, pop dei film di Tarantino, perché è più leggero, lo può vedere anche chi magari trova Jackie Brown noioso, gente brutta così, e si può divertire. Non è appassionato di spaghetti western, a me mi piacciono, quindi molte citazioni le colgo, soprattutto a livello musicale, le sapevo tutte le musiche, ero tipo Sarabanda, stavo. Ti accendo la esatto, sì. Andiamo a Morricone. Esatto. Dicevi, Davide non ha visto il finale per questo. No, volevo chiederti, io ho letto la recensione che ha scritto Roberto Recchioni sul suo blog e lui ha detto che praticamente lui, pur essendo un grandissimo fan di Tarantino, ha dovuto ammettere che questo è un po' il film che i detrattori di Tarantino accusano Tarantino di fare, cioè un po', diciamo, se non ho capito male quello che intendeva lui, è un po' manieristico, nel senso che lui è un po', diciamo, che gigioneggia questo film più che... Allora, partiamo dal presupposto che Roberto Recchioni è uno che fra i suoi migliori film dell'anno ci ha messo quella cagata immonda di Battleship, un film in cui le vicende si basano tutte sul fatto che
a un bar non volevano servire un burrito al non so cosa alla tizia, quindi per salutiamo Roberto Recchioni. Comunque dicevo Fazfrasi, se hai fatto spoiler ti vengo a cercare, te lo dico. Che sulla chat non lo leggo. Non fa nessuno mi chiude spoiler. La chat. Cita una delle scene più divertenti del film senza fare nessun spoiler. Okay. Concordo, è geniale quella scena. Oltretutto con un grande cameo di Jonah Hill, che per la prima volta in tutta la sua carriera cinematografica in quel momento non ho voluto prenderlo a pugni in faccia, a differenza di tutti. Recita per la prima volta. No, non recita, perché lui sta, quello che deve fare, sta fermo e fa la faccia sorpresa in quella scena. Quello dovrebbe fare Jonah Hill, basta. Comunque dicevo, la prima ora forse sì, ma non credo nel senso in cui dice Recchioni, nel senso la prima ora è quasi un'autoparodia di Tarantino, è quello che chi non ha visto Tarantino si crede che è un film di Tarantino, nel senso è violentissimo, cioè per la prima ora quando spara uno a qualsiasi persona esce tipo 3 litri di sangue che manco Mortal Kombat, è un po' così, però in realtà il film è abbastanza articolato, quindi secondo me ha detto una delle sue solite baggianate il caro Roberto, il nostro amico Roberto, il karma non lo ringrazierà per aver detto. Continuiamo, vabbò. Già me lo sentirò sto episodio di io, Bruno e Simone che parliamo da soli con ogni tanto uno che risponde o dice no ma fammi parlare a me, non si sente niente. No vabbè, adesso se non lo voglio bene non lo so perché, diciamo che forse la mia simpatia era contagiosa stasera. Vabbò. Chi passi la palla se hai finito, dai? Passo la palla a Simone. Io che vi dico, ho installato VMware sul MacBook e funziona tantissimo bene. Quindi consigli? Consiglio VMware Fusion. Che ci fai con VMware? Mi serve per il corso di amministratore reti che sto intraprendendo per la certificazione. Simone, non hai nessuno da insultare te? Non hai nessuno da insultare te? No. No, è solo così per... Non voglio che ci pensi, perché sennò... Non mi sembra... Gabri, non mi sembra il caso. Aia! Basta! Questo episodio ci mettono un paio di forbici, proprio in copertina. E niente. No, veramente non c'è niente da... Di Fringe, già ve l'ho detto, vedetevi Fringe. Posso dire, ho preso la prima puntata di The Wire, ma la devo vedere, quindi posso dire solo che l'ho presa e si prende facilmente. E che è secondo solo in me. Esatto. E basta, sì, no, passo la palla. Ok, allora io stasera vi parlo di Metal Gear Rising Revengeance, che è uscita la demo, me la so giocata oggi e spacca i culi a destra e a sinistra. È quelle merde di Sony ci fanno aspettare a domani a noi poveri utenti di PlayStation. Bruno, ma è vero che non si può parare e non si può evitare i colpi, Bruno? Quella sarà secondo me proprio il tormentone di sto gioco, perché praticamente si hanno due colpi, il colpo diciamo debole e quello forte. Per parare non c'è un tasto apposito, bisogna andare verso il nemico con lo stick e premere il colpo debole, che sembra una cosa tremenda, ma in realtà è molto funzionale, anche perché ci sono delle tempistiche molto dilatate, quindi non è che bisogna premere un po', perché per esempio su Kotaku, quello che aveva provato la demo, faceva capire proprio che tipo con la spada bisognava deflettere il colpo nemico proprio nel momento esatto, invece non è così. Quando il nemico sta per colpire, gli si illuminano gli occhi, gli esce un riflesso rosso e là basta premere col pulsante del colpo debole e andare verso il nemico e Raiden si mette in parata, e così, come se fosse un pulsante di parata. Questo perché? Perché in questo modo, se si avesse il pulsante di parata, poi si potrebbe andare a finire in una situazione, in un gameplay alla Ninja Gaiden, dove si sta in parata tutto il tempo e si attacca sulla sprazzi, mentre questo gioco è proprio progettato per essere quanto più
non dico aggressivo possibile, però è veloce, bisogna andare sempre all'attacco, si salta a destra e a sinistra. Diciamo che come gameplay, come sistema di combattimento, è un po' un misto tra Batman, perché i colpi non sono come nei classici picchiaduro giapponesi, che qualsiasi sia la direzione in cui si dà il colpo è sempre quello. Come in Batman, se si colpisce un nemico da dietro, lui farà il colpo con la spada che la manda alle spalle. Se si colpisce il nemico davanti, lui farà il colpo appunto con la spada davanti. Se il nemico è un po' distante, lui farà il saltino per arrivare dal nemico e per colpirlo, un po' come Batman, dove bastava dare la direzione e Batman andava a dare il colpo che si adattava meglio alla situazione, diciamo, verso il nemico che si era puntato. In più appunto c'è sto fatto che ogni nemico, prima di colpire, ha un bagliore rosso negli occhi, oppure nel caso dei mammut là, quelli Mako mi pare che si chiamano, non mi ricordo adesso, quei cosi che si vedono anche in Metal Gear 4 con la testa a carro armato e con le gambe da serpente, a loro gli si illuminano le gambe di giallo quando stanno per colpire. Insomma, in quei momenti basta andare e fare il colpo debole con lo stick verso l'avversario, si fa la parata molto tranquillamente. E però questo che significa? Che se uno può andare avanti muovendo sempre lo stick verso gli avversari, e così quando non stanno attaccando si attacca, quando invece stanno attaccando si para. Si attaccano al cazzo. Esatto. E quindi in questo modo diciamo che è tutto molto più frenetico. Poi c'è il sistema, quello del taglio di precisione, che fa entrare anche in uno slow motion. E alla fine giocando c'è un po' come giocare a Vanquish, che non so se l'avete giocato, perché praticamente si va, si colpisce il nemico magari con una combo e subito dopo, magari mentre sta per aria, si attiva il taglio di precisione, si rallenta tutto e lo si comincia a stagliuzzare a destra e a sinistra, magari lo si taglia proprio nel punto esatto per fargli tirare fuori la colonna vertebrale, con un pulsante si prende la colonna vertebrale, la si spiaccica. E tutto questo tipo nel giro di 5 secondi è una goduria proprio di farlo. Io la demo me la sono giocata tipo 4 volte, ogni volta si gioca in modo diverso, perché tra le altre cose si possono anche tagliare pezzi di scenario, si può anche giocare un po' di stealth, se volendo, si può andare alle spalle dei nemici, gli si può piombare dall'alto, se stanno su, per esempio, su un ponte, si può far crollare il ponte tagliando i pilastri, tutte queste robine qua. E poi c'è un sistema per muoversi all'Assassin's Creed, che si tiene premuto un pulsante, il personaggio corre e salta gli ostacoli, si arrampica sui muri, ed è tutto veloce. Proprio la parola che può descrivere questo gioco è che è veloce, veloce, cioè si muove fulmineo da una parte all'altra. Infatti quando ci stanno quelle parti un po' alla Gears of War, che lui si mette il dito sull'orecchio e comincia a parlare con il tizio là che gli fa da controllore della missione, e si vede, cioè proprio però per il resto è bellissimo. A me è piaciuto proprio un casino, purtroppo appunto per sto fatto della parata probabilmente molti lo odieranno, tutti i pizzarroni che non sanno giocare diranno non c'è la parata, come cazzo devo fare, però tutti? Basta i pizzarroni, quelli che non sanno fare niente, no, pensavo i pizzardoni che a Roma sono la polizia, no. I carabinieri. No, a noi si dice i pizzarroni. Il gioco che non piace alla pula. Esatto, che poi tra l'altro ci sono anche le cutscene alla Kojima, quindi però sono abbastanza fighe, cioè nella demo alla fine si combatte contro un robot che praticamente ha forma di cane, sto robot, e lui dice, il robot gli dice, guarda, io ho un'intelligenza che è superiore a quella di qualsiasi essere umano, e Raiden gli dice, sì, allora dimmi qual è il senso della vita, e quello gli risponde, gli dice, dimmi qual è il senso della vita e perché siamo qui, e lui gli risponde, io sono qui per ammazzarti, e gli lancia i coltelli infuocati. Ma questo è preso tipo da un film di Van Damme. È bellissimo, Davide, è bellissimo, velocissimo. No, questo ma guarda, proprio concordo, se il livello è questo, è i livelli di trashaggine di Vanquish me l'hanno venduto, perché Vanquish è una delle cose più assurde. Ma è giusto così, è giusto così. Sì, no, ma non è una critica, era proprio bello questo. Infatti. Vanquish io me la ricordo proprio come, me lo immagino, come come i giapponesi vedono i film d'azione americani, era Vanquish, quindi era... Sì,
Però questo è un po' meno cazzone rispetto a Vanquish, si prende un po' più sul serio. Infatti all'inizio c'è la scena iniziale che è proprio la tipica scena da Metal Gear, con lui che arriva nel posto, poi fa il saltino e atterra la Terminator come in tutti i Metal Gear. E oddio, come in tutti, come a partire da Metal Gear Solid 2. E poi c'è tutta una, poi vabbè, incontra due o tre nemici, poi c'è tutta una pappardella che dice: ah, ma questi sono dei cyborg, ma sono anche umani. E Raiden dice: ah, hanno firmato la loro condanna a morte nel momento in cui hanno scelto di compiere il male. Io sono soltanto quello che eseguirà la condanna, una cosa del genere. Insomma, fa tutta una pugnetta per giustificare il fatto che lui alla fine, infatti si diceva che lui uccideva dei cyborg, però in realtà sono comunque sempre degli esseri umani, quelli li ammazza anche se sono super modificati, cioè non solo li ammazza, li fa a fette, gli prende la spina dorsale e se la sprapagna tra le mani e fa pure la faccia incazzata mentre lo fa. È bellissimo. Poi è mio a Day One, se non fosse che proprio mentre giocavo ho visto proprio un minimo di tearing la prima volta che ho giocato, ma mi sa che o mi sono preso un abbaglio perché poi me lo sono rigiocato diverse volte, non l'ho mai visto. Che rompi palle, pigliatelo così e basta. Ma guarda, pensavo che di... Credo sia una citazione, almeno così. No, è così, io aspetto, cioè magari domani mi scarico pure la versione PS3, vedo se qual è migliore e mi sa che proprio vado di pre-order fortissimo, perché è proprio il game design giapponese che dice: ecco, questo è il game design giapponese. Dall'altra parte c'è Phil Fish che dice: Japanese games suck. E il game design giapponese dice: no, zitto. E lui dice: do you eat shit? Esatto. Poi il game design giapponese massimo livello, mi è piaciuto tantissimo. Poi vabbè, se provate la demo vedrete anche voi, farete anche voi, però l'unica cosa che mi raccomando: imparatevi a fare sta cazzo di parate, è facile, basta che fate il colpetto leggero e andate verso l'avversario e poi usate il taglio di precisione, fate la combo, poi tagli di precisione e vedrete che vi piacerà un casino sto gioco, perché affetterete tutti quanti e poi gli tirerete fuori la spina dorsale come Sub-Zero di Mortal Kombat. I consigli del gameplay di Bruno Barbera. Esatto. E con questo io direi di chiudere, se non c'è, volete aggiungere, stasera finalmente siamo andati belli, eh? Sì, non abbiamo detto niente. Un cazzo di cui parlare. Però bella puntata. Sì, sono proprio i jacking. Guarda, ditelo da solo che fa sempre bene. Non lo fate a casa. Le pacche sulle spalle. Virtuali. Sulle palle, soprattutto. Spalle, sì. Chiarifichiamo, no, pensa che bello le pacche sulle pacche, bravo. Le pacche sui pacchi. Chiudiamo qui con questa bellissima immagine, proprio l'episodio, wow, della vergogna, proprio. Sì, pensa a Kim.com che si dà le pacche sulle palle. Bravo. Pensa bravo. Alla moglie di Kim.com che gli mamma, come si fa? Mona, perché l'hai fatto? Mona, se mi senti, vieni, ti tratto meglio, vedrai che magari non c'ho i miliardi, però c'ho la sincerità. Bruno, però ce l'hai l'estate i miliardi. Però fai molto jelking, però. Infatti, c'ho i calli proprio da tutte le parti. Niente, io sono stato Bruno Barbera, mi trovate su www.recensopri.it, www.indivolt.it e prossimamente chissà dove altro mi troverete, e su Twitter BrunoB78. Con me ci sono stati Simone Andreozzi. Simone, dove ti troviamo? Mi trovate su vogliodiventaregrande.blogspot.com, a cui penso questa settimana aggiungerò un paio d'articoli almeno, visto che tipo abbandonato a se stesso. Su theindieshelter.com e poi chissà, su ideologiavideoludica.it, sul divano videoludico e su Twitter come col nick Ben Malausene o Simone Cognome mi trovate, su Razzol Simone Cognom senza l'ultima E. Cognomo. Davide? A me mi trovate su The Shelter e su Podcast BS presso biosiputofobica. Andate su podcastbs.com che stiamo a fare la... Stiamo a pubblicare la retrospettiva sulla serie di Zelda che abbiamo registrato tipo a novembre con Ugo Laviano. E lo dico che l'abbiamo registrato a novembre giusto perché non voglio gente che dice: ma è copiato da Fartens, mondo nerd, merda nerd. Cioè, no, l'abbiamo fatto prima noi, prima che fosse figo. Poi hai detto nerd.
Quello. Ah, ok, no, 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 scusa, pensavo che era un altro insulto gratuito. Ok, no, non basta. Posso. No, era un non mi ricordo il nome. Sì. Nerd non ce lo cultura, ecco, nerd cultura botanica. Sì. Sì. Andiamo avanti, che è meglio. No, ma su Twitter, Davide, che ogni volta lo dimentico. Mimimpo, ma non scrivo niente di interessante su Twitter. Ma ti scriviamo noi. Gabri, invece, dove troviamo? Allora, mi trovate su Google Plus, sono l'unico, appena entrate. È il tuo blog, porta, no? È il tuo blog, sì. Gabri. Esatto. Mi trovate su, no vabbè, Gabriele che è Gabre, e poi mi trovate su Twitter Gabre89. No, ma serio, amici, venite su Google Plus che si sta bene, cioè Google è Plus... È calmo. No, è tipo l'atmosfera, sai, quando è finito il casino alla festa, che sono rimasti pochi amici, quelli fidati, che si mangiano le patatine che sono rimaste, tranquillo, sta a posto. Esatto, si sta proprio bene. E niente, noi siamo stati www.freeplaying.it, andate Google Plus, Twitter, Google Plus, abbiamo detto già, Facebook, iTunes 5 stelle recensione, compratevi il libro La ferita bianca di Fabio Felici, che salutiamo. Ciao Fabio, ti voglio bene io, gli altri credo anche loro, anche se qualcuno ti vuole quel torna bene da noi male. E compratelo. Compratevelo naturalmente cliccando sul link che sta sul sito, così a noi ci arriverà la grande percentuale di mezzo centesimo che verrà devoluto. Davide, tu tra l'altro ultimamente stai mangiando, ci dicevi, almeno da quello che so ultimamente stai... Mangiando? Infatti. Come mai? Che è successo? Così non risponde perché sa di essere colto in flagrante. Ha dato la colpa in bocca. Suo corpo no, bocca, no. Dato il suo corpo alla scienza. E vabbè, ci trova tutti i martedì. Come? Mi prostituisco in realtà. Dai, non dico così. E ci trova tutti i martedì in diretta su YouTube e in podcast quando volete voi. Ciao, ciao amici, grazie di averci seguito. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Salutate. Ciao. Bruno, ma eccomi. Non riesco a capire la mail di Andrea Vena, alla fine, che cos'è? È una poesia? Sa che era una delle poesie per Aurelio, perciò non l'ho presa. Sì, ma finché stiamo ancora online, meglio non parlarne. Perché no? Gabriele l'aveva detto come se stava per prepararsi a dire qualcosa di... Ma no, perché mi deve in chat, tutto qua. Non... Ah, ok. Ma la ritrovo, guarda... Però non puoi dirla finché siamo in diretta. Infatti, vedi, Andrea ha detto la mia mail. Se era la poesia, Andrea, la sottoponiamo a... Abbiamo già sottoposto. Vedi, non ci ha corretto, non ci ha dato degli stronzi solo per la mail e noi non gliel'abbiamo letta. Vedi che persone spregevoli che siamo. E chissà, magari la prossima volta gliela leggiamo se continua così. Ciao, Fabio. Ciao Petroz, ma vi ha abbandonato definitivamente Fabio? No, che ha abbandonato definitivamente. Strano. Si è abbandonato lui proprio. Ai piaceri della carne, quindi... Nel è come Davide che mangia solo i panini. Panini e brutto. Andrea, se la tua mail e la poesia l'abbiamo data ad Aurelio, quindi nelle sue mani capaci aspettiamo di sapere un verdetto. Erano semplici domande. No, l'ho mandata oggi, erano semplici domande. Allora non è arrivata, mi sa. No, che cazzo? Chi l'hai mandata? Facciele ora, facciamo un appendice. Se lo becco sto vicino qui che ci fotte sempre la posta, e ci lascia tutti le promozioni dell'S lunga. C'ho l'abbonamento di TV Sorrise Canzoni, me lo fotte sempre. Così non puoi vedere che programmi vanno in Italia. Bene, cerchiamo Andrea, cerchiamo ste mail e facciamo un appendice, ti rispondiamo, guarda, solo per te. Faccio promesse che non posso mantenere, però. No, ma qua io nelle email c'ho soltanto, a meno che non è finito nello spam, ma quelle che sono arrivate ve le ho mandate. Andrea, o ce la rimandi, oppure ce la dici qua, ci dici. Ci fai capire che cosa volevi chiederci, se si può... Ah no, eccola qua, era nello spam. Dai, facciamo un... Perché già sa il programma delle email, già sa come dai, fare. Facciamo un'estensioncina, bro. Sì, datemi due minuti. Un DLC. Vado a fare un setup. Io pure vado a fare un setup...
Allora, la mail di Andrea Vena, piccolo appendice della puntata 25 di Free Playing, che ve la vado a leggere. Siete tutti pronti? Sì. Ciao ragazzi, mi chiamo Andrea e sono un vostro affezionato ascoltatore. Innanzitutto vi faccio i miei più sinceri complimenti per questo podcast che si è rivelato senza ombra di dubbio la rivelazione dell'anno. Come ho già detto da qualche altra parte, ormai solo Rincast riesce ancora a sopravvivere dinanzi alla marcia trionfale che avete iniziato qualche mese fa sul viale del podcasting italiano. Continuate così, tranne Davide, che dà il meglio di sé quando è assonnato perché parla di meno. Quindi Davide è un ennesimo fan. Vengo al sodo perché ho diverse domande da farvi. Numero 1, presentatevi. Seguo Freeplank sin dall'inizio, ma non avete mai parlato di voi. Chi non vi segue su 1000.000 blog che gestite, persone miserabili tipo me medesimo, non sa che tipo di giocatori siete, cosa vi piace e cosa non vi piace. Una cosa semplice: età, luogo di nascita, cosa fate nella vita, come avete iniziato la vostra carriera videoludica, genere preferito, un gioco che vi è rimasto nel cuore e cose così. Seconda domanda, se non ho capito No, male, calma, da. calma, scusa Bruno. Già non me le ricordo più le domande fra un po'. Facciamo. Esatto. Ecco, no, per fortuna lo so. Facciamo una cosa per volta e scrivila pure qua sotto in chat, in modo che la vediamo. Cominciamo, Aspetta. iniziamo dall'inizio, Bruno, perché sennò. Allora, mo ve la copio. Comunque, la prima domanda era di presentateci. Inizio io, mi presento. Ciao, io sono Bruno. E niente, gioco ai videogiochi e non dirò di più. Simone? Io sono Simone. All'inizio non avete parlato voi. Chi non vi segue mi rimane il blog, non so, L'ho letta leggo un adesso. attimo. Allora, io sono Simone, ho 28 anni, quasi 29. Studente disoccupato. Quindi fate voi, tirate voi le vostre conclusioni. Vivo a Roma. Mi piacciono tanti videogiochi. La passione segreta per quelli musicali, che ormai non ci sono più, quindi devo ripiegare su altro. Giochi del cuore, appunto, Guitar Hero, appunto, in questo caso Guitar Freaks, per chi se lo ricorda, in sala giochi. Genere preferito, beh, non è proprio solo musicale, però insomma è quello che mi è venuto in mente subito. E basta. E C'è sì, il gioco appunto. di Anna Montana che è uscito un annetto fa, Inizia, appena come avete appena. iniziato la carriera videoludica? Con un, penso, una console finta di una pseudo Atari Simone, io sull'inizio 2006. della carriera videoludica però non mi esporrei troppo perché potremmo dire di andare ad ascoltare il nostro episodio di podcast EBS Esatto, sui sui giochi videogiochi della. nostalgici in cui parliamo di tutti i giochi della nostra infanzia. Esatto. Comunque, diciamo, Podcastebs.com. una roba Minchia, così pure al. qui spammi, Davide, cazzarola. Dai, basta, vai, Chissà vai, se Davide. Morgan ci segue ancora, che a lui non gli piaceva. Vai, Davide. Suppongo che sono io. Io sono Davide Alexandro Fiandra. Alexandro non è un nick, il mio vero secondo nome. Molti fanno questo errore. Io sono Davide Alexandro Fiandra. Studio game design alla Brunel University. Mi piacciono le lunghe passeggiate sulla spiaggia. Che Odi gli cazzo devo ipocriti e dire? le persone false. Come? Vabbè, ho iniziato a giocare. Odio Un altro gol. l'ipocrisia e le persone false. Il mio più grande desiderio è la pace del mondo. Non so che cazzo devo dire. Se vuoi Quando hai sapermi. iniziato a giocare, porca. No, quando hai iniziato a giocare, si va a ascoltare l'episodio di podcast Ah, già. EBS. I miei giochi del cuore, i miei giochi preferiti sono tre, diciamo, quelli che considero i miei tre giochi preferiti di tutti i tempi, che sono il primo posto Flowers Sun and Rain, che è il gioco che piace solo a me perché la gente è scema, Perché secondo assurdo posto, piano. esatto, secondo posto che è un altro gioco di Suda che è uscito prima solo in Giappone su PlayStation 2, ora, tra virgolette, qualche anno fa è stato portato su DS in lingue comprensibili. Non giocatelo in italiano perché la traduzione praticamente è tradotta talmente male che è impossibile superare certi enigmi con la traduzione italiana. Giocatevi la traduzione inglese. Secondo posto, Windowsill, di cui ho scritto un articolo su TheIndieCelte.com. È un gioco indie di qualche anno fa. È piccolo, 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 fatto in Flash, però secondo me a livello grafico adoro troppamente lo stile di Vector Park, che è il pittore slash media artist che ha fatto Windowsill ed è spettacolare. Terzo posto, Metroid Fusion, che credo che sia il punto più alto raggiunto a livello di level design di sempre proprio. Super Metroid, no, ho detto Metroid Fusion, mi sa, è una baggianata. Super Metroid, Gillette Fusion. sì.
Boh, basta, perché basta, cioè non gliene frega un cazzo a nessuno di queste robe. Come ad Andrea gliene frega. Andrea è particolare. Andrea, io ho paura se ci chiede queste cose, cioè, di trovarmelo tipo sotto casa. E adesso che sa che ti piace Sunflower and Rain, viene a Già. cercarti. Sì. Gabri? Niente, sono Gabriele, prossimo ai 24 anni, studio per modo di dire. Ho iniziato a giocare, non è che un ricordo ben preciso, tra PlayStation e quando mi regalarono il Game Boy Pocket. Gioco preferito, adesso Devil May Cry 3, poi dipende dal Tra un periodo. po' Sì. DMC, vero? È una lotta tra Half-Life 2 e Devil May Cry 3. Genere preferito, diciamo che qualche anno fa avrei risposto agli FPS, ma mi hanno un po' stufato, quindi Ah, direi più. il Coddaro, No, decisamente no. Direi più gli action, diciamo che i giochi di Kamiya, quello che tocca Kamiya per me va bene. Basta. Basta. a sto punto dico qualcosa in più anch'io. Come età, 34, sono il più grandicello, più vecchio qua dentro. Luogo di nascita, Taranto. Cosa fate nella vita? Pure io, come Simone, provo le gioie della disoccupazione, anche se ogni tanto c'è qualche lavoretto. Come avete iniziato la vostra carriera videoludica? Più o meno 5 anni, VIC-20, Cosmic Avenger, cartuccia. Genere preferito? Di solito i giochi d'azione, un gioco Softball. che... Esatto, è un gioco che vi è rimasto nel cuore, cose così, Turrican e Shadow of the Beast, così. Poi, seconda domanda. Matusa. Davide, bisogna avere le proprie radici perché se non hai radici non puoi crescere. Top. È uno di quei link con Vin Diesel che mettono su Facebook. Esatto, vivo la mia vita un quarto di miglia alla volta e se non ho radici non posso crescere. Iolo. Due, domanda numero 2 su 3. Se non ho capito male, Davide è anche quel Mattia Traverso di cui tutti noi ascoltatori Quello di attendiamo. preciso che è al contrario di tutti gli altri Mattia Traverso che non fanno le stesse cose. Sì, da non confondere con Mattia Traverso 1. Esatto. Truzzo, ma siamo tutti disoccupati? Ma non precari, diciamo precari. Il precario is the new disoccupato. Se non ho capito male, Davide, anche quel Mattia Traverso di cui tutti noi ascoltatori attendiamo il ritorno, frequenta una scuola di game design, scritto maiuscolo perché game Questo design. sconosciuto. Perché non ce ne parli un po'? Sarebbe interessante sapere come si acquisisce una professione tanto chiacchierata tra noi appassionati di VG. Di cosa parlate a lezione? Che tipo di corsi si seguono? Ci sono esami? Vai, Davide. Allora, domanda 1, di cosa parlate a lezione? Parliamo di game design, oddio, ci sono i vari corsi, si parla in cioè, theory in cui parliamo un po' tra virgolette della storia, ma poi facciamo più analisi dei giochi, degli elementi, eccetera, eccetera. Game design, che ancora non l'ho capito bene, che cazzo facciamo? Perché in teoria parte davvero, davvero dal secondo anno, quindi il primo anno sono solo. Diciamo, il primo anno è un po' trial and error, nel senso che usiamo Multimedia Fusion 2, che è un tool un po' de merda, però permette di realizzare velocemente dei concetti, nel senso. Se non è difficile farci il gioco completo, anche se alcuni tipo a Ludum Dare e robe così lo fanno, però è difficile farci un gioco completo, però se proprio vuoi fare il concetto, cioè hai avuto un'idea per un gioco e la vuoi mostrare velocemente, è molto molto comodo. Quindi usiamo questo, scambiamo idee, ci scambiamo feedback. Il primo anno è un po' così, poi dal secondo si inizia roba un po' più sostanziosa. Qual era? Ah, poi vabbè, ci sono tutti i vari corsi, poi in realtà io faccio un corso doppio, ossia che faccio sia game design che scrittura creativa, quindi scrittura creativa, studio teatro, scrittura nel senso di prosa, eccetera, eccetera, quindi anche dal punto di vista di scrittura. Qual erano le altre domande? No, no, no. Cosa parlate a Sì lezione? Ci sono esami? e no, nel senso ci sono soprattutto gli assignment, nel senso che sono, perché in realtà proprio nel sistema scolastico universitario inglese non è fatto solo di esami, anche in qualsiasi altro corso. Ci sono corsi che ce l'hanno, ma quasi nessuno è fatto solo di esami.
Nel in game design ci sono soprattutto molti assignment, nel senso che ti dicono, per esempio, scrivi un documento di design ed è quello, per esempio, l'assignment per il primo term del primo anno, fai un secondo delle linee guida che ti danno loro, eccetera, eccetera. Oppure, che ti posso dire, il primo proprio assignment che abbiamo avuto è che ci hanno dato una tavola, una scacchiera che poi è il gioco di Ur, che lo potete trovare su Google, che in pratica è il primo gioco da tavola mai ritrovato archeologicamente, scientificamente, eccetera, eccetera, e ci hanno detto progettato un gioco da tavola, naturalmente con un paio di lezioni prima in cui ci hanno spiegato bilanciamento di meccaniche e robe simili. E quindi il primo assignment, giusto per fare un esempio, abbiamo dovuto inventare dal nulla un gioco da tavola. Sono cose così, naturalmente, a cui viene assegnato un voto, eccetera, eccetera. Credo ci siano esami nel terzo anno in poi, perché dobbiamo fare presentazioni e robe così. Perché non so niente, Gabri. No, intanto Gabri manda le immagini. Le immagini porno in chat. Il microfono. Ok, okay, no, cerco di essere veloce perché Gabri sta a fare. No, è perché io davvero non so che dire, è una scuola, studia, invece di studiare come studiare cinema, invece del cinema aspetta, cioè invece di diventare Barbie Xanax diventi Davide. Esatto, divento Xanax. Io, che diciamo non è proprio questo grande prospetto, ecco, se si pensa che dopo sta scuola si diventa me, però forse diventate pure meglio, non lo so. Boh. Scusa Davide, qua c'è la domanda fondamentale di Mirko Pierfederici, che chiede, ma si scopa in questa scuola o è tipo l'ITIS? No, io sono stata un ITIS. Gli altri scopa? No, non necessariamente, però scopare a parte, posso dire che sono stato colto da una sorpresa, perché essendo stata un ITIS, io stavo in una scuola in dove nell'intera scuola c'era tipo una ragazza, quindi ero diventato un po' omosessuale per motivi di necessità. Come i marinai. Esatto. Sotto coperta. Ma qua sono stato gradevolmente sorpreso dal fatto che è molto ben bilanciato, a parte che in un'università che c'è tutto dentro, quindi c'è tutto dentro. Senso. Mi sento nel senso tutti i corsi, anche non solo game design, è un'università con uomini, donne e tutto quello che c'è un cavallo a lezione che molto attraente. E comunque sono stato recentemente sorpreso dallo scoprire che metà della classe sono ragazze, non per motivi loschi, però sono contento che il videogioco non è più considerato solo un medium esclusivo. Vai con i motivi loschi, che te ne frega di questi motivi videogioco. È per un motivo culturale che sono... Sì. Che mi aggrada questo fatto, diciamo. Devi fare un po' di insert coin, Davide. Infatti. non prendiamo altre derive. Comunque, credo che sia da qui. Non sono bravo a spiegare, non sono bravo a recensire le scuole. Ecco, avendo al massimo fatto. Ci riscriverà Andrea. Che tra l'altro mi sa che nel frattempo se n'è pure andato. Quindi sì, proprio non gliene frega un cazzo. Stiamo rispondendo così. Vabbè, Simone, leggi la tua terza domanda. Va, così. Allora, leggiamo la terza domanda. Nella puntata 21 bis avete accennato a come la pratica dei bundles, che si dice bundle senza S probabilmente, abbia rovinato la scena indie. Potete approfondire l'argomento? Non riesco a immaginare cosa ci sia di tanto deleterio in una pratica di cui io sono accanito sostenitore. Allora, posso parlare io da esperto di indie, da cofondatore, persona che non si non te la tirare, vai. No, cofondatore degli indie. Sì, proprio degli indie in sé come cosa, ecco, no? Erano lui e Phil Fish. Vabbè, comunque, non so chi l'abbia detto questo, probabilmente io sono stato frainteso. Io penso che bundle... Forse Mattia, perché c'era anche Mattia. È probabile quella testa di cazzo, comunque. Ma se non era impegnato in un trenino della mezzanotte. Comunque, i bundle di per sé non sono... Oddio, parliamo prima della morte dell'indie. La morte dell'indie, veloce, per me è causata... No, sono veloce. La morte dell'indie è causata dai giochi indie stesso che fanno giorno dopo giorno più cagare, a parte rare eccezioni. E non parlo degli indie conosciuti, proprio delle mille robe che saturano il mercato, tra virgolette, underground. Il problema dei bundle... Sì, probabilmente. Il problema dei bundle, escludendo l'humble bundle, che l'humble bundle... Non è una spotlight, nel senso non porta avanti i giochi sconosciuti. L'Humble Bundle semplicemente prende giochi che hanno già avuto successo e
li mette a un prezzo più basso per motivi caritatevoli e kudos a lui perché fa una cosa buona. Però esistono davvero tanti tanti bundle che sono pieni di merda, quindi questo vi posso dire. E da un certo punto di vista sì, hanno svalutato secondo me non tanto il gioco indie in sé, ma i giochi singoli, perché è raro che in un bundle tu pigli un gioco e soprattutto nei bundle minori e ci dedichi più di qualche minuto, proprio per una sorta di via, per una sorta di preconcetto, dato dal fatto che nei bundle minori praticamente c'è quasi sempre merda. Quindi magari anche se becchi il gioco bello nel bundle minore, non ci dai tanto del tuo tempo. A parte dell'humble bundle, ho perso proprio interesse nel vedere questi bundle minori e sono davvero convinto che se qualcuno crede davvero davvero tanto in un progetto, farebbe bene a non metterlo in un bundle, escludendo ovviamente sempre l'humble indie bundle, che è una roba è davvero una cosa diversa rispetto a robe come l'indie royale. Farebbe bene davvero a non metterlo in bundle di questo tipo, almeno per un annetto dopo che l'ha rilasciato, perché lo svaluta non tanto ad un livello monetario, perché c'è roba bellissima anche gratis, ma proprio a un livello di attenzione che gli pone che gli pone l'acquirente di un bundle, che non è lo stesso che magari ti compra il gioco a prezzo pieno, che poi prezzo pieno tra virgolette perché i giochi indie costano 3 euro, è una merendina. Non so se qualcuno concorda. No, io sono abbastanza d'accordo, anche se poi volevo aggiungere che in realtà è un po' tutto il videogioco che si sta svalutando a livello economico, tra App Store, sconti, sì, di Steam, sì, tutto ma... quanto. Secondo no, me volevo solo aggiungere questo. Dicevo, secondo me finché è un acquisto singolo c'è ancora l'importanza dell'acquisto. Quando diventa un bundle inizia a diventare 3x2 al discount. Ecco, sì, vabbè. Niente, speriamo che Andrea sia... Leggiamo anche la fine, Simone, della email. Sì, sì. Avrei altre domande, ma per questa volta mi sa che ne avete abbastanza per inaugurare la posta del cuore di Simone senza rompere troppo i cognomi, anzi il cognome. Ancora tanti complimenti. Noi grazie Andrea. Grazie, ringraziamo grazie. Tantissimo. Un consiglio però, mandacene una alla volta, perché come vedi qui, quando dopo 25 episodi è arrivata la prima mail e siamo andati oltre i 40 minuti, credo. Andati. Però ecco, questa è la prima di una lunga sequela. Aspetta, non è la prima mail, però è la prima mail articolata, diciamo. Che non parla di torte, la posta del cuore, diciamo. E niente, grazie Andrea e chiudiamo qua. Davide, di pure tu grazie, non fare sempre il... Ma lui ha detto che i complimenti a me non me li fa, quindi... Sì, gli hai fatto un monologo di mezz'ora, pensa a te se ti diceva che gli piaceva. Ma io proprio perché dato che mi odia, io con questo gli faccio uno sgarro, perché è costretto ad ascoltarsi un monologo di mezz'ora. Ma non è costretto proprio per un cazzo, invece sì. Ma tu lo sai con le tue amichette game designers che chi disprezza compra, caro Dario. Perché chi disprezza compra? Mai detto fu più errato. Ha fatto anche i complimenti Andrea Vena, ha scritto complimenti Davide, guardo un po', dai, sotterriamo quest'ascia di guerra. Per farti tacere. Babbo. Quindi c'era Andrea, grande Andrea, un abbraccio fortissimo. Sì, magari dacci. Mi è mancato un po' prendermi tipo un vaffanculo oggi, onestamente. Però sì, ma da ora che abbiamo letto la sua email, ritornerà ai fasti di una volta. Okay. Ai fasti di un tempo, ai fast web. Niente, no, grazie Andrea. Possiamo pure chiudere dopo 3 ore di podcast. Grazie Andrea, grazie a tutti quanti quelli che ci hanno seguito. Ci sentiamo. Ciao, ci ciao, baci. Ciao. Ciao belli. Ciao. Ciao, 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 ciao. Comunque sti maledetti, proprio quando abbiamo chiuso il podcast hanno iniziato a dire chi cazzo ha preso cosa. Ah, chi si è preso? Ma per ora... No, stiamo ancora in diretta. Devo va bene, non è un'informazione segreta, l'ha messa su NeoGAF. Per ora si sa che l'offerta più alta per Relic l'ha fatta Sega. Relic sono quelli di Warhammer? Di Warhammer e Company of Heroes. Ok. Che ci sta perché c'hanno anche Creative Assembly e... e c'hanno la licenza per Warhammer classico già, quindi probabilmente riusciranno a riottenere anche quella di 40.000.
E poi Saints Row 4, cioè non Saints Row, Volition, Koch Media. Chi? Koch Media. Ma Volition chi sarebbe? Media del cazzo. Saints Row. Uh-huh. No, è scritto diverso. K-O-C-H. Sono quelli di Deep Silver anche. Cioè, posseggono Deep Silver. Le leggo su NeoGAF, Fazfra. Ma hai chiuso il microfono? No, sta sempre aperto. Ah, okay. Devo No, è perché sennò mi chiedevo come aveva fatto Fazfra a capire cosa c'era. A proposito, Gabriele, secondo te Microsoft, visto che ne parlavamo oggi, che si diverte a fare a gara con EA per chi uccide più studi, comprerà qualcosa? No, secondo me no. Ma mi stupisce che Electronic Arts non abbia offerto parecchio per Saints Row. Secondo me finisce che i Vigil se li prende Warner Bros. Ma ora come ora sono ancora offerte, nel senso che può essere che EA ancora non l'ha fatta la sua offerta. No, calma, queste sono le offerte più alte. Poi stavo leggendo prima, c'è tutto un meccanismo per ste cazzo di aste che solo gli americani ce la fanno a fare sta roba. Quindi non... Come fanno? Su eBay? Sì, più o meno. C'è tutto le eliminatorie, chi ha offerto di più... Hanno il Super Bowl per le aste. E alla fine quelli che rimangono gli danno dei mitragliatori e chi rimane vivo per ultimo si prende lo studio. Ma comunque, oddio, fossi uno che lavora in Relic, fossi uno che lavora in Relic, passare da THQ a Sega, comunque la situazione finanziaria non è che migliori molto, ecco. Poi c'è da chiedersi Sega dove li ha trovati i soldi, probabilmente gli ha offerto $50, sono gli unici che hanno offerto qualcosa. E... No, però almeno c'è da dire che con Creative Assembly gli lascia la libertà di fare un po' il cazzo che vogliono. E... Creative Assembly chi sono? Quelli di adesso mi sfugge il nome, Total War. Ah, ok. Che adesso stanno facendo appunto un gioco basato su Warhammer, non so come si chiama, quello classico, diciamo, Warhammer e basta, Fantasy Warhammer. Su Warhammer e basta. Simply Warhammer. Call me Warhammer. Just it works. Dice Mirko just che Warhammer. È tipo una gara d'appalto che non un'asta. Una gara d'appalto. Se, mi sa un po' che sì. E comunque, essendo buoni rapporti con Games Workshop, potrebbe riottenere anche 40.000, no? Perché in teoria comunque tutte le licenze che aveva THQ sono tornate ai proprietari. Esatto, a parte South Park che sta venendo fuori un ulteriore casino perché... Poveri nostri Obsidian che sempre gli succedono casini con i loro giochi. Sì. Tuo amico THQ vuole tenere Chris Avellone chiuso in una stanza e Davide dovrà correre a salvarlo. Ci saranno tipo i vari membri di Obsidian che mi faranno Your Chris is in another cut. Ragazzi, Max Legend ci spiega come si legge. Dice no, in realtà sono tedeschi, si legge Koch, penso. Koch Media. A me piace Koch, quindi si chiamano Koch. Sì, Koch Media e Sega, mi raccomando, ricordatevi questi due nomi. È un asta un po' del cazzo, devo dire. Comunque, Sega Koch. Esatto, si fonderanno e diventeranno Koch Sega. Comunque io ho visto il... Ho visto il promo di The Cave e ci sta un bel logone Sega, pubblicato da Sega. Sì, Sega. Sega ha delle belle IP. Ma più che delle belle IP, sta puntando tanto su piccoli studi o medi e il digital delivery, perché se ci fai caso, anche LIEA, per esempio, sì, Sega. Sì. Ma anche il fatto che stanno pubblicando tutte le robe Dreamcast loro ora in digital delivery. Sì, beh, quello è un modo come un altro per tentare di raccimolare i soldi. Sì, però sempre digital delivery si chiama. Io, guarda, sinceramente, una volta che non finiscono in mano ad Activision, sti studios qua, e vabbè, anche Electronic Arts, sono contento. Poi... Per il resto è tutta... Perché poi leggevo che comunque non vuol dire un cazzo sta cosa, perché sì, compri lo studio, ma se metti che il capo progetto o una personalità importante non gli va bene e se ne vuole andare, si porta dietro due o tre persone, ne avevano già licenziati un po', chi cazzo ti rimane lì? Il capo di Relic, per esempio, è andato in Activision, c'era scritto oggi su
su Kotaku, quindi magari non è neanche vero, è un omonimo tipo, visto che usciva da Relic. L'avrà detto un tweet di Camiglia. Sì, no, esatto. Oppure hanno messo il titolo del tipo il boss di Relic batte la porta e se ne va urlando fuck you, tipo cose così, perché Kotaku... E in realtà era andato a prendersi un caffè. oggi c'era un articolo su Kotaku, su questo qui che ha fatto la petizione alla Casa Bianca per ritirare dal commercio DMC. Per quale motivo? Perché non è bello e non è Devil May Cry, insomma, le solite stronzate, no? Ma sì, perché con sta storia lì della morte nera che avevano fatto la petizione, adesso gli americani hanno scoperto che la Casa Bianca deve leggere tutte le petizioni se raggiungono 100.000 firme. Il problema è che questa petizione qui aveva raggiunto 30 firme e non saliva neanche a pagarla. E invece Kotaku, ecco, guardate i fanboy di Devil May Cry cosa fanno! Perché 30 persone, di cui immagino 28 l'abbiamo fatto per pigliare per il culo. Il sito ormai decollato nell'Olimpo dei siti di videogiochi, dicevi, no? Kotaku, sì sì, ormai... Ma Kotaku sta migliorando, Gabri. guarda... Io la mattina, ancora prima di bere il tè, anzi, mentre sorseggio del tè,